questa canzone dei Pink Floyd dedicata al denaro è un po' la protagonista della nostra puntata. Ci serve ad introdurla perché? Perché, come diceva Giulio Andreotti, una smentita è una notizia data due volte solitamente. E parliamo delle tasse, ma soprattutto parliamo dell'annuncio che ha fatto Giorgia Meloni, che ieri ha sentito il bisogno di fare un video rivolgendosi, come suo stile, direttamente alle cittadine e ai cittadini italiani, dicendo: attenzione, questo governo non aumenterà mai le tasse, chi aumenta le tasse è la sinistra. Partiremo da qui, proveremo a ricostruire nel dettaglio quello che è il dibattito all'interno della maggioranza, perché c'è un Giorgetti che dice una cosa e c'è una Meloni che ne dice un'altra. Ve lo faremo ascoltare, perché anche i contesti contano, l'ho sottolineato più volte. Giorgetti che va nella televisione di Bloomberg, la televisione dei mercati, e manda un messaggio al paese, poco dopo invece ne manda un altro quando va sul Prato di Pontida. E ora arriva anche Giorgia Meloni per provare a stoppare le polemiche. Avremo poi in studio Elly Schlein, che torna a trovarci, e poi avremo, e questa è davvero da seguire, una inchiesta straordinaria che abbiamo fatto sulla sanità. Siamo andati in Abruzzo qualche giorno fa, vi ho mostrato un documento, ve lo voglio anticipare, un documento della Corte dei Conti che scriveva nero su bianco quali erano i guai della sanità in Abruzzo. A seguito della pubblicazione di questo documento, il presidente della regione Abruzzo mi ha telefonato, era molto molto arrabbiato, e gli ho detto: presidente, guardi, noi siamo qui a disposizione, venga. Ha accettato il nostro invito, oggi dalle 12.20-12.30 sarà qui con noi, e però noi mostreremo anche al presidente della regione Abruzzo quello che abbiamo trovato. Siamo andati dentro alcuni ospedali d'Abruzzo e, insomma, vi racconteremo che questa vicenda dei farmaci, sostanzialmente la denuncia è molto semplice: ci sono molti malati che ci raccontano che quando sono stati ricoverati negli ospedali d'Abruzzo gli è stato chiesto loro di portarsi i farmaci da casa. Noi lo documenteremo, sono delle storie molto molto forti, però ovviamente il presidente della regione Abruzzo sarà qui e potrà rispondere e dirci dove e se abbiamo sbagliato. Buongiorno e benvenuti in studio, Maurizio Molinari, editore estero di Repubblica, grazie per essere con noi e averla direttamente qui in carne ed ossa in studio. Flavia Perina, editorialista della Stampa, bentornata, buongiorno. Alessandro Gonzato, firma di Libero, seppur a distanza. Buongiorno. Sempre pugnace, buongiorno, buongiorno. E Alessandra Ghisleri, Euromedia Research, vedremo anche con lei alcuni ultimi sondaggi. Tra poco ci dovrebbe essere anche Ludovica Ciriello dai Palazzi, che in realtà ha una missione molto molto importante, che è quella di provare a fare chiarezza su questo. Adesso vediamo per ora semplicemente una telecamera che si muove per i vicoli della straordinaria. Eccola, però c'è anche la Ciriello. Eccola qua. Eccomi qua, Davide, mi sto spostando tra la Camera e il Senato in realtà in questo momento. Evviva. E sono alla ricerca di esponenti politici su due fronti. Da un lato il Movimento 5 Stelle, che è accusato ancora una volta di aver fatto saltare i conti con il suo super bonus, e quindi Giorgetti ha detto cambieranno i valori catastali per chi ha usufruito di questo super bonus, quindi in qualche modo responsabilizzando ancora una volta quella parte politica. E dall'altro, però, credo si stia accennando a questo tu, lo scontro interno alla maggioranza. Esatto. Tra la Lega e Tajani. Ieri Giorgetti ha detto c'è una deriva populista del ministro Tajani. Perché? Perché Tajani dall'estero, dove era in missione, dal Brasile, ha detto non ci sarà nessuna stangata sulla casa, noi diciamo assolutamente no a nuove tasse sulla casa. Quindi ancora una volta un motivo di discussione all'interno della maggioranza, ancora una volta tra Lega e Forza Italia, perché non è la prima volta che ci sono queste chiacchiere tra i due partiti vicini a Giorgia Meloni. Quindi abbiamo capito qual è la tua missione di oggi, ti vedo molto... con un passo molto veloce, ma hai appuntamenti particolari? Cioè sai già sì, dove andare? Mi pare che... Ho una missione. Hai la tua... Hai un segreto, mi pare. Va bene. Allora, ripartiamo da Giorgia Meloni e da questo incredibile annuncio. Incredibile perché in realtà in un paese normale un premier, quando si parla di economia, di tasse, di futuro del paese, dovrebbe in qualche modo, secondo me, andare in televisione, confrontarsi con i giornalisti, con chi... E invece qui ha scelto di fare uno dei suoi messaggi. Vediamolo un attimo, va? Poi con Molinari lo commentiamo. Dunque, leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite IVA.
Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini. Nonostante chiaramente dall'opposizione alcuni vorrebbero ad esempio l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici. Allora, Maurizio Molinari, qui c'è il punto. No, la cultura politica del nostro governo non è quella di mettere nuove tasse. Ora, la manovra economica è l'atto politico più importante di ogni governo, perché secondo me cos'è? È la carta d'identità ed è il patto con gli elettori. Tu hai promesso delle cose in campagna elettorale ed eccoti qua accontentato. Cioè, chi mi ha votato, il mio blocco sociale di riferimento, ha finalmente i risultati che gli erano stati promessi. In realtà il ministro Giorgetti negli ultimi 10 giorni, con le sue esternazioni, prima riproponendo la vicenda e la possibilità degli extra profitti e poi sul super bonus, ha avvalorato il sospetto, il timore che il governo di centrodestra stesse pensando a nuove tasse. E siccome la Presidente del Consiglio è molto sensibile alla percezione pubblica, ha trovato e ha visto la necessità di rivolgersi direttamente agli elettori dicendo che questo non sta avvenendo, anche perché il partito che più è custode di questa posizione, che è Forza Italia, ovviamente non è d'accordo con Giorgetti. Quindi la realtà vera, abbiamo le tasse che dividono la maggioranza e la Presidente del Consiglio tenta di spiegare a tutti noi che la colpa è dell'opposizione. Che la colpa dell'opposizione, che è quella che vuole mettere le tasse. Allora, non sappiamo come finirà questa partita. Di certo è che c'è un ospite, diciamo, esterno, che è l'Europa. Cioè il vero convitato di pietra di tutta questa storia è l'Europa. E allora ti chiedo, non è stato questo governo forse a firmare il famoso nuovo patto di stabilità in Europa? No, ma la realtà, questo è molto vero, e questo depone a favore di Giorgetti. Ci dobbiamo chiedere se Giorgetti, che è molto sensibile agli orientamenti di Bruxelles, in realtà non stia tentando di comunicare la volontà di rispettare i nuovi standard del patto di stabilità e di far fronte con dei conti che anche secondo Banca Italia sono in grande sofferenza. Quindi, al di là delle posizioni politiche del centrodestra, potrebbe benissimo essere che certo, il ministro Giorgetti ci sta dicendo che servono dei fondi che non ci sono. Servono dei fondi che non ci sono. Ora, sento Gonzato, però prima Ghisleri, questo tema delle tasse per la destra, per il centrodestra, è un tema fondamentale. E, insomma, il ventennio berlusconiano, il famoso meno tasse per tutti, no, ce lo ricordiamo. Non può permettersi questo governo di mettere nuove tasse, eppure dalle accise sulla benzina alla vicenda degli estimi catastali che tra poco vedremo nel dettaglio, insomma, tutti gli indizi, come ci diceva Molinari, però portano là. Ci sono due temi di cui il popolo di centrodestra è molto sensibile, di cui dall'era berlusconiana c'è un'eredità che si porta avanti, sono l'aumentare le tasse e mettere tasse sulla casa. Non a caso Berlusconi, scusate il gioco di parole, alla fine, diciamo, delle campagne elettorali, più volte, un paio di volte, ha tolto l'IMU, ha cercato di togliere anche la tassa su quelle che è l'abitazione, per cui è un discorso, sono quei beni di cui gli italiani godono e di cui noi siamo uno stato molto diverso rispetto a quello degli altri europei, perché noi siamo possidenti di case quasi per il 90%, il che vuol dire che anche piccole, non dobbiamo pensare a tutte grandi magioni, e questo è uno dei temi. Il sospetto nasce poi tra la gente sul fatto che non è necessario imporre nuove case, ma come hai detto tu, sul discorso delle accise ci si basa su aggiungere delle accise. Allora, il problema vero per Giorgia Meloni adesso è eliminare il sospetto, perché le persone hanno veramente il timore. Il primo problema per gli italiani è sempre il rapporto con il portafoglio, che è nonostante l'inflazione sia diminuita, il caro vita aumenta perché gli stipendi sono fermi, quindi non ci sono delle incentivazioni per poter vivere una quotidianità programmabile di anno in anno. Quindi quel messaggio, tu dici, serve a tranquillizzare l'elettorato e a provare a fare un controracconto rispetto invece a quelli che sono i dati di fatto? Beh, io credo che sia necessario, perché la parola sacrificio è una parola che non solo non piace agli italiani, ma è un tema usato molto da Monti, e se voi vi ricordate, Monti quando arrivò aveva una fiducia molto alta.
quando iniziò a toccare le pensioni e fece la conferenza stampa dove si parlò di sacrifici, la fiducia di Monti scese a valori molto bassi, al di sotto del 20%. Questo, il tema è legato al fatto che nessuno ovviamente desidera fare sacrifici, ma soprattutto non sa dove deve farli. E questo è l'altro tema. Questa cioè è la grande incertezza. Sentiamo, vi voglio far sentire poi subito Gonzato, Flavia Perina, e vedo già un ospite al fianco della nostra Ludovica Ciriello, autorevole esponente del Movimento 5 Stelle. Vi faccio sentire però un Giorgetti straordinario, e non è una mia ossessione. Giorgetti sceglie di andare nella televisione di Bloomberg, manda un messaggio molto chiaro, lo manda peraltro alla comunità economico-finanziaria, perché è Bloomberg, poi dopo qualche giorno va a Pontida, che è un'altra cosa. Ma intanto a Bloomberg sentite che cosa dice. Stiamo ad approvare una legge di bilancio in cui saranno chiesti sacrifici a tutti. Quindi saranno chiesti sacrifici a tutti. Questo vuol dire andare a tassare gli extraprofitti. È un termine secondo me scorretto. È andare a tassare i profitti di chi li ha fatti, i redditi di chi li ha fatti. E quindi tutto questo tipo di sforzo è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare. Quindi devono farli i privati, piccole, medie, grandi aziende. Ci sarà una chiamata di contribuzione per tutti, non semplicemente per le banche, ma ragionata e razionale. Allora, poco dopo questo annuncio, i mercati vanno a picco. Chi ci ascolta dirà, ma noi chi se ne frega noi dei mercati, ce ne frega niente. Però questo è il ministro dell'economia, caro Gonzato, no? E è andato nello specifico in questa dichiarazione. Adesso non so se ve la riusciamo a isolare ancora. Cioè fa l'elenco Molinari, no, Perina? Fa proprio un elenco, sacrifici per tutti. Cioè non è che gli è sfuggita. Gonzato. Beh, allora, la dichiarazione da cui si è scatenato il pandemonio per un paio di giorni è stata quella sulle case, perché come ricordava la Ghisleri, l'80-90% degli italiani sono possessori di case, quindi era evidente che da lì si sarebbe scatenato l'inferno. Però io segnalo anche che questa non può essere la Repubblica basata sul super bonus, non lo è. Quindi mi sembra un principio di equità e di giustizia sociale che chi ha messo 100 e ha visto di ritorno 110, se poi la sua casa ha aumentato il valore del 15%, quindi è scattata di livello, debba adeguarsi. Peraltro segnalo che questa legge è sostanzialmente vigente dal 1939. Penso che non ci fosse nessuno di noi presenti. Dopodiché mi fa specie un'altra cosa, David, cioè è la stessa. Allora, prima che si insediasse questo governo era il governo dei fascisti e degli sfascisti, dovevano andare i conti pubblici a quel paese, invece poi bene o male i conti pubblici hanno tenuto, pur avendo il debito più grande d'Europa, ma da decenni ormai. E allora no, adesso si dice, ah no, ma vedete le tasse, Giorgetti. Allora, pochi giorni fa c'è stata una grande... No, ma secondo me, Gonzato, l'equivoco è basta essere chiari, cioè basta ci arrivo, o anche dire, abbiamo promesso delle cose che non sono fattibili, è molto semplice. L'equivoco secondo me è molto comunicativo, perché ogni giorno Giorgia Meloni sa che si dovrà svegliare e correre più veloce di un suo ministro o di un suo parlamentare, perché è chiaro che sta nella storia del centrodestra che non verrà tassata la casa, perché questo creerebbe uno sconquasso tale che secondo me decreterebbe, non dico la fine di questo governo, ma un crollo nella fiducia. Stavo per dire però che la stessa sinistra che ora dice, ah vedete, bisogna le tasse, aumenteranno le tasse, ecco, è la stessa sinistra che chiede la patrimoniale per cosa? L'hanno detto Fratoianni, l'ha detto Misiani del PD, l'hanno detto altri, che chiede la patrimoniale per risanare i conti della sanità. Dicono che la sanità il centrodestra l'ha fatta a pezzi. Su cosa si basano? Sui dati della Fondazione Gimbe, autorevole istituto. Ecco, io segnalo sommessamente. Ma l'altro giorno parlavano della Fondazione Gimbe, che io rispetto perché dà dei dati puntualissimi. Ma io segnalo che la stessa Fondazione Gimbe ha certificato che in 8 anni consecutivi di governi di centrosinistra i tagli alla sanità sono arrivati a 31 miliardi, se poi facciamo il calcolo da Monti alla fine del Conte 2, ma non lo faccio perché Monti aveva anche il centrodestra dentro e anche il Conte 1 aveva la Lega, si arriva a 37 miliardi. Quindi mi sembra un po' bizzarro che oggi si eccitino come se abbiano preso, non lo so, il Viagra, perché Giorgetti ha detto che forse, che poi non si farà. Una metafora impropria anche a questa ora. A quest'ora voglio dire, uno può anche usufruire volendo. Visto che hai citato
Senato, super bonus e case. Ora arriva Flavia Perina, Licheri. Gratuitamente, alla... 120 miliardi, io ricordo. È corretto o no, secondo lei, Licheri, Movimento 5 Stelle, buongiorno, l'idea di ritoccare, cioè chi ha usufruito, buongiorno. Chi ha usufruito del bonus potrà vedere un ritocco dell'estimo, del valore del proprio immobile sostanzialmente. La devono smettere di prendere in giro, davvero, lo dico seriamente. Ma è un'autocritica, è una cosa seria. C'è una legge che impone, se ascolti piuttosto, ascolti. Sì. C'è una legge che impone che quando si fa un intervento edilizio e si cambia la categoria a salire, si devono pagare più tasse perché l'estimo catastale diventa superiore. Questo bonus o non bonus? No, senta, guardi, io le dico piuttosto questo. Ormai gli italiani l'hanno capito. Quando gli italiani cominciano a sentire da voi in televisione la parola super bonus, sanno che all'orizzonte sta arrivando una stangata. Questo è il bel punto. Dice che loro usano ma da dove parte la stangata? Lei ha notato che il super bonus arriva sempre intorno all'autunno, no? Ottobre inoltrato, novembre, cioè, poi riprende un po' ad aprile quando c'è il DEF. Lei crede che sia una coincidenza? No, il punto non è questo. Il punto è che questa volta non arriverà la stangata, perché quello che sta bello, ricordate voi la manovra Salva Italia di Mario Monti, ma questa farà impallidire quella manovra là, perché ci passa tutto. Questi dicono che un pensionato che percepisce una pensione da 1700 euro è uno ricco, e quindi gli tagliano l'indicizzazione della pensione, cioè l'adeguamento della pensione al costo della vita. Siamo a questi livelli. Sanità è scritto, e io la prego di andarselo a leggere, che per i prossimi 7 anni sanità avrà una spesa dello 6,2%. Quindi questo significa che se di anno in anno aumenta l'inflazione, come aumenta l'inflazione, i soldi, la sanità, dove andrà a prendersi per reggersi? Con i tagli, perché questo è un paese che non sta crescendo. E allora, per drenare soldi, ci vogliono due strade. Una è la crescita, l'altra sono i tagli e le tasse, cioè le tasche degli italiani. Non c'è altro modo. Allora, Licheri, è chiaro? L'ha detto con una certa passione. Rimanga ancora un istante lì, qualche minuto. Flavia Perina, così proviamo a tenere insieme tutto. Tieni lì il nostro ospite. Dicevo, c'è un Giorgetti prima, e poi c'è, cioè, istituzionale, e poi c'è un Giorgetti dopo sul Prato di Pontida. È ancora più interessante vederlo oggi alla luce di quello che ha detto Giorgia Meloni ieri. Te lo faccio sentire, il Giorgetti di Pontida, perché dice questo rispetto a chi sarà tassato. Un'intervista che io ho dato a una testata che si chiama Bloomberg. Io gli ho semplicemente detto che i sacrifici li devono fare tutti, in base, citato, l'articolo 53 della Costituzione, e cioè in base a chi ha più capacità contributiva. Ed è giusto che i sacrifici li faccia anche qualcun altro che le possibilità ce li ha. E questo è il segnale che noi dobbiamo mandare. Chi fa la ristrutturazione edilizia è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati catastali. Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati. Se non li hanno aggiornati, si vede che ci saranno più risorse a beneficio anche dei comuni. Flavia Perina, come minimo c'è un po' di confusione, come minimo c'è un po' di confusione, ma la confusione è determinata che il governo in questo momento ha due discorsi: il discorso di Giorgetti, che è un discorso rivolto all'Europa e ai mercati, dove lui deve valorizzare il carattere, diciamo, di austerity della prossima manovra, perché dall'atteggiamento che avrà l'Europa e i mercati nei confronti dell'Italia dipendono molte cose, non ultimo l'imminente varo della nomina di Fitto, la flessibilità sul tema di un possibile rinvio delle opere PNRR e tutta una galassia di cose che sono legate all'atteggiamento dell'Europa. Quindi Giorgetti valorizza i sacrifici per dire: guardate che non è che qua siamo cicale, anzi noi ci siamo messi in modalità formiche e quindi potete darci fiducia. Poi il secondo livello invece è quello di Giorgia Meloni, la Premier, che invece parla all'Italia, parla ai suoi elettori, parla a persone che sono rimaste sconcertate dal discorso europeo di Giorgetti e deve in qualche modo rassicurarle. Sta di fatto che questa manovra è la prima manovra veramente complicata per Giorgia Meloni, perché è la prima manovra fatta in presenza di vincoli di bilancio europei che erano stati sospesi per molto tempo.
e di conseguenza l'epoca dei pasti gratis, come si suol dire, qua è proprio finita, cioè non c'è più possibilità. E secondo me Giorgetti e anche la Lega stanno introducendo, perché avete fatto bene a mettere il discorso di Giorgetti a Pontida, ma c'è stato un passaggio anche molto interessante di Salvini a Pontida, che ha detto i soldi che servono per lo Stato noi li chiederemo ai banchieri, certo, e non agli operai, come per introdurre un discorso sul paghi chi può. Il riferimento di Giorgetti all'articolo della Costituzione che cita la capacità contributiva fa pensare che la Lega sia decisa a portare, certo, in questa direzione il discorso, e bisogna vedere là il conflitto che si apre veramente, è quello con Forza Italia più che con Giorgia Meloni, perché in questa direzione io credo che sarà difficile che Forza Italia possa seguirla. Adesso sentiamo Francesco Magnani, però prima un flash ancora di Molinari. Dal punto di vista dell'opposizione il lavoro è un po' più facile, perché ovviamente adesso poi sentiremo anche Elly Schlein sulla vicenda della patrimoniale, ma dobbiamo concentrarci su chi oggi governa, è ovvio, perché deve essere così. E su chi oggi governa ci sono sostanzialmente tre posizioni, mi pare di capire, alla fine. Perché c'è la Lega, che ha un proprio elettorato a cui non può assolutamente non derogare. Forza Italia, che ha il famoso meno tasse per tutti, e quello anche per lei è importante, e Meloni, che tutto sommato invece si trova in mezzo. Non è una situazione semplice per la Presidente del Consiglio, però in realtà se la cornice, come giustamente dice Flavia Perina, è quella europea, sta al governo italiano disegnare una manovra anche difficile, ma che consenta di immaginare la crescita. Questo è il punto. Noi siamo in un'Europa dove i nostri due maggiori partner, la Francia e la Germania, stanno rallentando. L'economia italiana è più solida delle altre due che abbiamo detto, quindi la realtà sta all'Italia darsi una ricetta di crescita in grado di rafforzare questa posizione in Europa. Quello che manca in questo momento è proprio un orizzonte di crescita da parte della Presidente del Consiglio, che deve dire: cogliamo l'occasione di questa manovra, pur con tutte le sue difficoltà, noi in tre o cinque anni vogliamo raggiungere questi obiettivi di PIL. Questo è il pezzo che manca, cioè questa famosa anche operazione verità rispetto al proprio elettorato. Francesco Magnani, ci racconti che cosa? Quella che è la solitudine dei numeri primi, che è una citazione del grande libro di Paolo Giordano. Perché quando mi hai chiesto di fare un ragionamento su Giorgetti, a me è venuta in mente l'idea di un uomo solo davanti ai numeri e la sua cocciutaggine, ma anche davanti alle decisioni che deve prendere contraddetto dai suoi e non solo. Allora partiamo dai numeri. Questi sono i numeri contenuti nel piano strutturale di bilancio. Le canne bianche sono il PIL, quindi l'indice della crescita. Le canne fucsia invece sono il rapporto deficit-PIL, che l'Italia deve ridurre fino a sotto il 3% per evitare la procedura di infrazione. Che cosa succede? Che qui è previsto per quest'anno una crescita dell'1, poi dell'1,3 nel 2025 e dell'1,6 nel 2026. Se cambia qualcuno di questi numeri, tutta l'impalcatura salta, e purtroppo già i numeri saltano, perché per ragioni di computazione statistica già questi numeri vengono messi in discussione già da quest'anno. L'ufficio parlamentare di bilancio infatti ha immaginato, poi aspetteremo i dati dell'Istat a fine mese, che la crescita è inferiore all'1, e Banca Italia l'altro giorno in audizione in commissione ha detto che è inferiore all'1, allora forse è sbagliata la... no, così è inferiore all'1, e 0,8%, quindi sotto all'1 anche per Banca Italia. Dopo la citazione dotta di solitudine dei numeri primi, facciamo una citazione un po' più giocosa, perché non appena Giorgetti immagina di fare qualche intervento, come l'allegro chirurgo, dove tocca c'è qualcuno che gli arriva la mosca al naso, gli si arriccia di rosso, e pensare che nel parlare di sacrifici Giorgetti si è fatto scudo con la carta costituzionale, articolo 53, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Non appena però si è parlato di tassare banche e assicurazioni, noi l'abbiamo voluta rappresentare con una sorta di ghigliottina, non solo i mercati hanno reagito come in quel giovedì in apertura di seduta, ma anche Forza Italia ha detto le tasse sulle banche non si toccano. Nel piano strutturale di bilancio, peraltro, è previsto anche un intervento sulle accise, lo chiede l'Europa. In questo momento le accise sul diesel sono inferiori a quelle sulla benzina. Certo. Riallineiamole. Il Sole 24 Ore ha calcolato che avvicinare in un punto mediano
porterebbe alle casse dello Stato 1 miliardo di euro, perché sono maggiori le auto circolanti col diesel rispetto a quelle della benzina, però questo sarebbe un aggravio per fare il pieno. Poi c'è il tema della casa, ne parlavi poco fa, per le case non censite e per le case che hanno beneficiato del super bonus. Io ti ricordo che i partiti di destra fecero cadere il governo Draghi proprio quando immaginò un ripensamento del catasto. Certo è che, queste sono proiezioni sempre del Sole 24 Ore, sia a Roma sia a Milano, il passaggio di una classe catastale comporterebbe un aumento degli estimi intorno al 16% e, se si sale di due classi, del 36% e del 37%. Questo che cosa comporta? Aumento dell'IMU sulla seconda casa, aumento delle tasse di registro in caso di compravendita. Altro capitolo altrettanto importante, la revisione delle detrazioni fiscali. Per coloro che sono più ricchi si immagina una riduzione di tutte le detrazioni, quelle sanitarie, quelle per le assicurazioni, quelle per le tasse universitarie, che potrebbero addirittura azzerarsi fino a oltre i 240.000 euro. Che cos'è questo se non un aumento di tasse? Però questo è qualcosa difficile da dire. E anche Giorgetti, e così ti lascio, nell'audizione dell'altro giorno in commissione ha spiegato che alla fine la ricetta sarà quella di andare a fare dei tagli lineari sulla spesa. Lo sentiamo. Taglieremo più le spese che aumentare le tasse, è la nostra impostazione, è scritto chiaramente, noi andremo a tagliare le spese tranne, e l'abbiamo detto e lo ribadisco, la spesa sanitaria, su cui ci impegniamo a mantenere l'incidenza sul PIL, perché la riteniamo di fondamentale importanza. Tutte le altre, ahimè, subiranno dei tagli significativi e costringeremo le amministrazioni a ricercare forme di efficienza e di produttività che potrebbero essere perseguite anche utilmente rispetto alle rivoluzioni digitali. Allora, la cosa interessante qual è? E i telespettatori forse non l'avranno notato questo dettaglio. Qui Giorgetti, fatemi un fermo immagine, poi Molinari e torno da Licheri. Stava parlando, avete visto il logo della Camera dei Deputati, in commissione. Allora è chiaro che quando lui, meno male che è così, eccolo lì il logo, guarda, uso anche la bacchetta, perché è importante, Nietzsche diceva, è importante chi dice le cose, e qui potremmo dire è importante anche dove vengono dette però le cose. Perché quando tu vai davanti al tuo popolo dici una roba, quando poi vai all'interno di un organo istituzionale, eccolo qua, la Camera dei Deputati, devi dire che sostanzialmente ci saranno dei tagli lineari, così li ha definiti, no? No, e poi soprattutto quando parla della spesa sanitaria, noi sappiamo che i governatori, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, ritengono che gli attuali livelli di spesa sanitaria non sono a sufficienza, semplicemente perché la popolazione invecchia e quindi la spesa inevitabilmente è destinata a crescere. Certo. Affermare di dire che la spesa sanitaria non si tocca significa annunciare dei sacrifici molto difficili per le regioni, e io credo che anche quelle di centrodestra saranno in grande difficoltà a fare proprio questa linea. E quindi appunto Licheri, da questo punto di vista il fatto che le regioni, come dice giustamente Molinari, potrebbero a un certo punto fare fronte comune, vedremo l'Abruzzo dove noi abbiamo una bellissima inchiesta che vi faremo vedere tra poco, però quello potrebbe essere un altro fronte per il governo oggettivamente, un fronte interno, se volessimo usare una metafora di guerra. Licheri, ci ha sentito? No, ma qui il problema è che il fronte comune... Sì, vi sento. Prego, parli. Sì, qui il fronte comune tra un po' lo faranno i cittadini, che per 2 anni e mezzo si sono sentiti presi in giro. Perché vede, dottoressa, parlo con la giornalista che è in studio, Perina. Qui non si tratta di Giorgia Meloni che andava davanti agli italiani a rassicurarli. Non è che li rassicurava, li prendeva in giro. 3 mesi fa, vi ricorderete tutti la frase di Giorgia Meloni in conferenza stampa... Ciò che mi dà più soddisfazione di questa prima parte di governo sono i numeri economici di questo paese. Questi sovrastimavano puntualmente la crescita per poi scontrarsi e dovendola riabbassare. Questo accadeva. Ecco perché adesso si sentono nella necessità di dover entrare nelle tasche degli italiani, perché non essendoci stata crescita devi per forza prendere, fare tasse e tagliare. Non c'hai altro modo. La patrimoniale. La patrimoniale
patrimoniale sulla sanità è certa. Se tu blocchi al 6,2 la spesa negli ospedali, stai facendo una patrimoniale sugli ospedali. L'allineamento delle accise, a proposito dell'operazione verità che va detta, lo vogliamo dire che nel piano strutturale di bilancio che ci è stato consegnato ieri c'è scritto che da questo allineamento arriverà 1 miliardo nelle casse dello Stato? Questo 1 miliardo arriva dal cielo o arriva dalla terra? Arriva dai consumatori, perché i pomodori corrono su gomma e quindi se aumenta il carburante aumenta anche il prezzo dei pomodori, e il prezzo dei pomodori lo pagano i consumatori, è loro che devono scendere in piazza. Torniamo tra Cristo poco santo. Vabbè, lasciamo stare, diciamo così, i santi. A tra poco. Allora, sono le 11.36, ora vi racconteremo anche quella che molti giornali chiamano la solitudine di Giorgia Meloni rispetto alla sua compagine di governo. C'è però una notizia dell'ultimo minuto che sta in qualche modo diventando importante, ed è giusto che sia così. Sarebbero stati spiati, anzi, la notizia è certa, spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni, oltre che di Crosetto e del ex compagno della Meloni Gianbruno e di altre migliaia di persone. È stato licenziato un bancario, tant'è che poco fa anche Giorgia Meloni, con, come dire, il suo stile in questo caso come al solito un po' caustico, ironico, questo è anche uno dei suoi tratti anche più simpatici, dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, inchiesta shock a Bari, spiati i conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto e La Russa. Vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti, intanto il nostro Peppe Ferrante ci racconta che cosa sta accadendo un po' all'interno del governo. Non c'è soltanto la manovra da affrontare con queste diverse anime, ma c'è proprio anche una solitudine forse di Giorgia, vediamo. Alla fine si incontrano per mettere a tacere le polemiche. Guido Crosetto va a Palazzo Chigi dopo aver fatto quelle che Giorgia Meloni avrebbe definito le bizze, le assenze cioè a 10 degli ultimi consigli dei ministri, in polemica con la Premier. Credo che i rapporti siano eccezionali, sento Guido spesso. Mi sembrano in una gran confusione in cui tutto si discuta tranne che del paese. Lo strappo che il ministro della difesa si affretta a smentire è avvolto dal mistero, l'attenzione è rivolta ai rapporti incandescenti col sottosegretario Mantovano, dopo le critiche che Crosetto aveva rivolto ai servizi segreti all'indomani dello scandalo dossieraggio che aveva coinvolto anche lui. Non frequento il Consiglio dei Ministri ai miei perché io frequento il Parlamento, non mi risulta che si parli o che ci sia un caso del genere. Uno sceneggiatore, una sceneggiatrice italiana potrebbe costruire non un bel film, una bella telenovela sulla vicenda amori e disamori, odi e rancori a Palazzo Chigi. Intanto le chat dei Fratelli d'Italia tacciono dopo le fughe di notizie dei giorni scorsi. Avete trovato la tappa? Io personalmente non l'ho mai cercata, penso che qualcuno ci stia lavorando, vedremo. Crosetto, che da tempo vieta di entrare a chiunque nel suo ufficio col cellulare in tasca, in giornata riferisce, a proposito delle critiche all'intelligence italiana, al COPASIR, il comitato parlamentare che esercita il controllo sui servizi segreti. Lo scandalo dossieraggio pensa c'entri qualcosa con questa sfiducia di Crosetto nei confronti dei suoi partner? Non lo so, questa è una domanda che va chiesta a lui. Certo, bisogna fare piena luce su tutto quello che è accaduto in tutti i suoi aspetti. Questo, Molinari, è un altro elemento, no? Quando poi si parla della classe dirigente, del fatto che Meloni, che fin dall'inizio si è presentata come underdog e ne ha fatto un suo punto di forza, forse oggi diventa una debolezza. Cioè anche questa chat di qualche giorno fa di Fratelli d'Italia in cui la Meloni dice è l'infamia di pochi, alla fine mi costringe a non avere più rapporti con i gruppi, io alla fine mollerò per questo... ci racconta forse, no, un quadro di una Meloni che è costretta anche lei stessa a metterci la faccia a fare il video di cui abbiamo parlato. Sì, diciamo, sono temi diversi. Una, certo, cosa è la sicurezza del Ministero della Difesa, c'è, giusto, una guerra in Ucraina, ci sono delle interferenze nocive da parte di paesi importanti nei paesi NATO, quindi è un tema sul quale, come giustamente Borghi prima diceva, bisogna fare assoluta e totale chiarezza.
Altra cosa è la Presidente del Consiglio che scrive questi messaggi ai propri fedelissimi in ragione del fatto che alcuni screenshot sono diventati di pubblico dominio, evidentemente li aveva affidati a persone, diciamo, poco sicure. Poco sicure, ecco. Che però sono quelle del suo stesso partito, peraltro. Questa sì. È la cosa, come dire, interessante. C'è qualcosa che non funziona. Vedo che c'è un autorevole esponente di Forza Italia, Cattaneo, con la nostra Ludovica Ciriello. Ogni volta che si parla di tasse, lei giustamente ci chiede la parola e noi gliela diamo, perché come si sta sviluppando qui il dibattito nella maggioranza su queste indiscrezioni che ogni giorno escono? C'è stato un deragliamento populista di Forza Italia, ha detto il ministro Giorgetti, parlando di tagliani. Ho letto questa retroscena, ma non ci crediamo. È normale, amministrazione, ogni volta che ci si avvicina a una legge di bilancio ci sono tante voci che si rincorrono. Mettiamo i punti saldi, è una fake news che questo governo alza le tasse, non le alzate ma continuerà a toglierle. Abbiamo tagliato il cuneo fiscale, l'IRPEF, i fringe benefit, eccetera eccetera. Poi io dico un altro concetto di cui si parla poco: prima di chiedere anche un solo euro di nuove tasse agli italiani, noi dobbiamo domandarci se lo Stato tutti i soldi che sta spendendo li sta spendendo bene, in maniera efficace ed efficiente. Io credo di no, che qualche risparmio ancora si possa fare. L'altro giorno con Brambilla, esperto di pensioni, si diceva che nell'INPS è raddoppiata la spesa per assistenza in 15 anni, ma il numero di persone sotto la soglia di povertà è sempre quello tendenzialmente. Vuol dire che sono spesi male, che lì dentro si può risparmiare. Il punto è se siete d'accordo con Giorgetti su come ritrovare le risorse e dove farlo. Ma sì, noi abbiamo incontrato Giorgetti circa un mese fa, sull'impianto complessivo ci stiamo. Ieri, anche qua, l'altro ieri ormai, lui, io c'ero in audizione, ha semplicemente detto che sul catasto bisogna far emergere gli immobili fantasma, e vorrei vedere chi non è d'accordo, e poi ha fatto una riflessione sul superbonus, che ha giovato di soldi pubblici per avere la casa sistemata, deve adeguare il suo catasto. Mi sembra un principio condivisibile. Poi noi abbiamo posto un tema che nell'applicazione pratica non è semplice fare questo adeguamento, però parliamo di questo. Tutto però questo molto, vuol dire molto aumentare le tasse sulla casa, scusi Cattaneo, per essere chiari. Cioè, io posso essere anche d'accordo sull'impostazione. Ma non è vero. Beh, se fai la revisione su tutti coloro i quali hanno usufruito del super bonus e dite legittimamente che quella casa assume un valore più alto perché è stata ristrutturata, questo... Che vuol dire? Vuol dire rivedere gli esteri, il valore della casa. Questo non è attiene, che... questo tertium attiene, non dato. Già oggi, se fa un salto di classe, accade già oggi. Se uno in una villa aveva, non so, un rudere, lo trasforma, fa una piscina, già oggi con le leggi che ci sono ha un adeguamento e paga un pochino più di tasse. Ma non stiamo modificando niente, nessuno ha parlato di mettere le mani sulla casa degli italiani, non ci saranno nuove tasse, il catasto non si tocca, non c'entra niente con quello che avevamo parlato con il governo Draghi e anche in varie volte nelle vostre trasmissioni. Adesso le voglio togliere, non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani. Non le voglio togliere il sonno. Devo scappare che avevo un appuntamento. Mentre lei va, così non ci rimane male, vi facciamo vedere tutto quello che è stato detto sulla casa. Così lei va e non le viene il bruciore allo stomaco. Vediamo. Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. L'ultima cosa di cui hanno bisogno gli italiani è un aumento di tasse. Un provvedimento di legge che ipotizza l'aumento delle tasse sulla casa è fuori luogo e in questo momento mettere le mani nelle tasche degli italiani è assolutamente fuori dal mondo. Non consentiremo mai a nessun governo di colpire la casa, che per noi è sacra. A noi riteniamo che la riforma del catasto che va fatta non comporti un aumento della pressione fiscale sulla casa. Quindi ti ringrazio, tu mi avete catastati, devi per che cosa? Se non per modificare la tassazione, ma qui siamo tutti imprescindibili. Ricordo che chi fa le ristrutturazioni edilizie è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati catastali. Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati. Se non li hanno aggiornati, si vede che ci saranno più risorse a beneficio anche dei comuni. Allora,
Alessandra Ghisleri, se non ricordo male, ma dovremmo averlo in grafica, in un sondaggio che avevi fatto a luglio, adesso lo proviamo a recuperare, c'era l'elenco, eccolo qua, no, eccolo qua, sì, Eurometer Esercito, dati del luglio 2024, le priorità degli italiani, al primo posto c'era il tema del potere d'acquisto, poi c'era la sanità, le tasse, ovviamente il lavoro, all'ultimo posto c'è il tema della sicurezza. L'agenda di governo in tutti questi ultimi mesi, per essere buoni, è tutta invece in realtà molto concentrata sul tema della sicurezza. Basta pensare ai decreti che sono stati fatti, ai nuovi reati che sono introdotti. Se dovessimo aggiornare queste priorità degli italiani, che cosa cambierebbe oggi? Oggi è cambiato. Diamo anche l'audio però alla Ghisleri, perché... Io sono aperta, ok. Allora, oggi è cambiato perché, ad esempio, la spesa della salute, possiamo dire, tallona il potere d'acquisto, nel senso che è cresciuta addirittura di quasi 2,5 punti percentuali da allora. E il discorso dell'inflazione è rimasto stabile. Il dato vero è che il tema della sicurezza è salito a causa anche di tutto quello che riguarda la microcriminalità. Che cosa cambia? Cambia il discorso delle tasse. Perché? Perché ovviamente adesso se ne inizia a parlare, sappiamo che c'è una manovra di governo e poi sappiamo che sono state usate parole come sacrificio, taglio lineare, taglio equità. Io desidererei ricordare, torno all'esempio Monti, che quando lui parlò di equità, gli italiani pensavano un taglio in percentuale che fosse ovviamente equo per tutti. Invece il taglio lineare ha tolto un X percentuale. Voi capite che togliere 50 euro a 500 euro di pensione è un conto, togliere 5.000 a uno stipendio di 1.000.000 o di 100.000 è tutt'altro. Allora, sono le parole che sono veramente molto sbagliate e soprattutto generano una confusione che lascia sgomenti gli italiani, perché anche il taglio sulle banche, attenzione, perché il parlare delle banche, sì, i banchieri sono una cosa, le banche noi siamo obbligati, perché dobbiamo pagare principalmente attraverso carte di credito, POS, e la maggior parte degli italiani è obbligata ad avere un conto corrente. È evidente che se noi andiamo a spingere in una direzione, dall'altro lato aumentano i costi di gestione anche dei più piccoli risparmiatori, e noi siamo in Europa il popolo che risparmia di più. Quindi anche su questo i sovraccarichi bisogna essere molto chiari, perché come dicevo prima non inseriamo nuove tasse, ma inseriamo delle tasse in più su quelle già presenti. Il discorso della casa è un tallone d'Achille fondamentale. Il centrodestra implode su questo sistema perché, vi ripeto, c'è una sensibilità particolare. Il popolo del centrodestra è legato molto agli autonomi, alle partite IVA, ai possessori di piccole case, e non a caso Berlusconi indicava la prima casa, non la seconda o la terza, eccetera, proprio perché la tutela di quello che è lo stato delle cose che hai. Ed è su quello che è basato il messaggio di centrodestra, ma anche Giorgia Meloni, come si definiva, di destra sociale, cioè molto simile all'attenzione da dare a chi rimane indietro. Certo, è il suo elettorato. Il discorso della salute, della sanità, io vi ricordo che non è un taglio, perché le persone si spaventano perché non capiscono come vengono spesi, ma attenzione, se viene, come dire, abbassata la spesa per... non so, per la cura degli occhi, vuol dire che la distanza che c'è tra un evento, cioè la richiesta di una cura, e un'altra passa un anno, perché ovviamente il direttore dell'ospedale non ha i fondi per pagarla. Che cosa accade? Accade che un ipovedente costa di più di una cura preventiva. Quindi su questo le persone non hanno delle rassicurazioni, ed ecco perché la spesa sanitaria spaventa. Non è tanto il discorso delle attese, ma di che cosa
si deve aver bisogno e si ha bisogno, sì, del si fa tipo, prevenzione, certo, del tipo, del tipo di servizio. E per certo. completare il quadro, vi faccio sentire una battuta probabilmente molto mal riuscita del Premier Sanchez, ma solo per farvi sentire qual è anche alla fine il clima in questo momento in Europa. Sanchez, rivolgendosi al Partito Popolare Europeo, sentite che cosa ha detto, una battuta molto infelice verso la nostra Premier, però forse ti dà un po' un'idea anche di come fuori dai confini da qualcuno siamo percepiti. Ditemi, onorevoli colleghi del gruppo parlamentare popolare, volete togliere a un'immigrata equadoregna o colombiana a cui è stata negata la richiesta d'asilo il diritto a comprare una SIM per un cellulare? Perché questo è ciò che sta proponendo il governo italiano con quella politica migratoria che voi tanto ammirate. Togliere a una migrante vulnerabile anche la possibilità di parlare con la famiglia e farle sapere della propria situazione. Cioè sostanzialmente il premier socialista, no? Molinari, spagnolo Sanchez, dice insomma, questa è roba che fanno i governi Meloni-Orban mettendoli insieme. Sì, diciamo Sanchez è in grande difficoltà in patria, i popolari si sono rafforzati, il suo governo traballa e quindi sceglie la Meloni come avversario da infilzare. Però certo questo significa che l'immagine della Presidente del Consiglio in Europa insomma non la avvicina ai popolari ma forse ai patrioti di Orban. Sì, ecco, forse è stato imbarazzante, diciamo, tu l'hai definito una dichiarazione controversa, non mi ricordo l'aggettivo che hai usato, ma oggettivamente la proposta è una proposta imbarazzante per un paese democratico. Levare la SIM a un immigrato senza protezione, che magari vuole tornare a casa, gli servono dei soldi, deve parlare con qualcuno, francamente mi è sembrato un grosso fuor d'opera delle fonti di governo che hanno tirato avanti questa proposta, una cosa che non va bene. Vedete le immagini, è appena entrata nei nostri studi Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, e tra poco l'avremo qui con noi. Vabbè, queste sono le immagini in diretta dalla nostra sala d'attesa. Gonzato, prego. No, mi viene da dire vergogna, cioè Sanchez che fa la morale ai governi, al governo italiano, alle destre europee, è lo stesso che 2 anni fa ha fatto sparare a 37 persone nell'enclave di Melilla per fermare l'immigrazione clandestina. Cioè Sanchez veramente sta rasentando il ridicolo e oltretutto, conoscendo un attimino la realtà delle Canarie, non fosse altro perché ci ho vissuto, il governo delle Canarie, che storicamente è a guida socialista, sta tuonando contro Sanchez perché dice sostanzialmente che è diventato disumano perché non fa più arrivare nessuno alle Canarie, che però non è vero che arrivano lo stesso. Scusami, Gonzato, ha messo una stretta, quindi vergogna Sanchez, si deve vergognare. Ti concentri su Sanchez, in realtà l'accoglienza che il Parlamento Europeo ha riservato a Orban, presidente di turno, non è stata delle migliori, ma non abbiamo è stata una vergogna anche quella, secondo me. Allora io ringrazio gli ospiti stati con noi, grazie al direttore Molinari, grazie a Flavia Perina, Gonzato e Ghisleri. Subito dopo la pubblicità, con noi in studio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. A tra poco. Allora, 11:59, do il benvenuto in diretta a Elly Schlein, grazie per essere nei nostri studi, appena atterrata da Milano peraltro, e ne parleremo. Abbiamo intanto tutti gli aggiornamenti dal TG La 7 con Bianca Caterina Bizzarri, buongiorno. Buongiorno a te David, ci sono molti temi in primo piano nel nostro telegiornale, cominceremo dal conflitto in Medio Oriente perché questa sera si riunisce il gabinetto di sicurezza israeliano per votare la risposta all'attacco del 1° ottobre dell'Iran. Dovrebbero essere colpiti, almeno questo nel piano che è stato discusso, ci sarebbero le strutture militari al centro. Intanto sul campo sono stati 110 i raid aerei effettuati contro obiettivi Hezbollah nel sud del Libano. Sul fronte della guerra in Ucraina è nel pieno il tour del presidente Zelensky, che sta incontrando gli alleati. Questa sera incontrerà Giorgia Meloni, domani ci sarà un incontro anche in Vaticano con il
del Papa. Seguiremo questi fatti, ma merita attenzione l'inchiesta aperta dalla Procura di Bari su un ex dipendente di Banca Intesa che avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi sui conti correnti di politici, tra cui quelli di Giorgia Meloni, della sorella Arianna, Crosetto e Santanchè, ma anche di procuratori, procuratore Melillo, e anche sui conti correnti di Zaia ed Emiliano. Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, ha scritto poco fa Giorgia Meloni sui social. Poi daremo spazio all'uragano Milton, che si è abbattuto con violenza in Florida. Ci sono vittime, 3.000 persone sono rimaste senza utenze. Per lo sport c'è una notizia importante, perché ha annunciato il suo ritiro dal tennis Rafa Nadal, lo ha fatto lui stesso sui social. E poi c'è l'ampio dibattito interno politico sulle tasse. A te, David. Grazie, e infatti da qui ripartiamo proprio con Elish Line sul tema delle tasse. Io l'ho ripetuto e detto tante volte, è una manovra economica, è il biglietto da visita di ogni governo, in cui si verifica quello che è il patto con gli elettori. Tu mi hai promesso delle cose in campagna elettorale, io ti ho votato, e su questo non c'è dubbio che gli italiani abbiano votato per il centrodestra, e adesso c'è il redderazione, come si dice. Giorgia Meloni ieri, sentite che cosa ha detto sul tema delle tasse, e si è rivolta però alla sinistra, non al suo governo, vediamo. Dunque, leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite IVA. Allora voglio essere chiara ancora una volta. La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini. Nonostante chiaramente dall'opposizione alcuni vorrebbero ad esempio l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici. Quindi per il governo non ci saranno nuovi sacrifici per gli italiani. Poi vediamo che ha detto Giorgetti sugli estimi catastali. Ma la Presidente mente sapendo di mentire, perché un documento del governo, il piano strutturale di bilancio che è stato approvato dal CDM che lei presiede, reca alla pagina 116, l'ho citata ieri in Parlamento, una cosa, e cioè l'allineamento delle accise, far aumentare le accise del diesel a quelle della benzina. Beh, è scritto. Questo vorrebbe dire 3 miliardi in più dalle tasche delle famiglie e delle imprese italiane, 70 euro a famiglia secondo i conti dell'UNEM, è una nuova tassa Meloni. Allora abbia il coraggio di spiegarla, perché non è che l'abbiamo inventata, l'abbiamo trovata scritta su un documento approvato dal Consiglio dei Ministri che lei presiede. Quindi tutta la propaganda fatta da lei davanti al benzinaio mentre prometteva di abbattere le accise appena arrivata al governo si è sbriciolata letteralmente, e invece la verità è che non hanno ancora spiegato perché su quel documento del governo dicono chiaramente che le accise aumenteranno, il tutto mentre non investono sul trasporto pubblico locale, ai comuni non hanno mandato nulla, e non investono sulla mobilità sostenibile, quindi una tassa regressiva oltretutto. E voi avete parlato di una patrimoniale per i super ricchi, in particolare per i patrimoni sopra i 5 milioni di euro. Ora però Giorgetti dice vogliamo rivedere gli estimi catastali di chi ha usufruito del bonus 110. Questo lo reputa una mossa anche corretta secondo lei da fare, no? Guarda, intanto bisogna vedere cosa fanno, perché stanno già litigando anche su questo, leggevo oggi dalle cronache, cioè continuano a fare una dichiarazione e poi smentirsi, sì, è un costante. Allora aspetteremo di vedere nella manovra quali sono le proposte concrete, anche perché con l'opposizione non c'è stato alcun confronto su quelle che saranno le direzioni della prossima manovra. Noi abbiamo alcune priorità, quella della sanità pubblica, perché a proposito di chiedere sacrifici ai cittadini vorrei segnalare una cosa, la Fondazione Gimbe l'altro giorno ha presentato il suo rapporto annuale sullo stato della sanità pubblica, sì, in Italia, e ne descrive una situazione drammatica. La cosa interessante è che Gimbe dice che l'anno scorso è aumentata del 10% la spesa che gli italiani fanno dalle proprie tasche per curarsi. Questo 4 milioni e mezzo di italiani hanno rinunciato a curarsi, se dovessero curarsi con i loro soldi sarebbero 40 miliardi di euro, ma la cosa che trovo più interessante è che quelli che non hanno rinunciato e ce li hanno messi di tasca propria hanno speso 4,3 miliardi. È
la stessa identica somma che noi chiedevamo di mettere sulla sanità pubblica e questo governo di Giorgia Meloni ha messo invece sulla riforma dell'IRPEF, che ha prodotto un risparmio di 15 euro al mese alle famiglie a cui è arrivato. E non dico che non sia importante, perché l'inflazione pesa sul potere d'acquisto delle famiglie, ma se quella stessa famiglia risparmia 15 euro e deve spenderne 200-300 per fare una gastroscopia dal privato, altrimenti la deve aspettare 2 anni, stiamo spendendo male le risorse pubbliche. E poco fa ha parlato il ministro Schillaci e tra poco lo ascolteremo, ma voglio rimanere ancora un istante sulla casa, perché la casa è per il centrodestra ancora da Berlusconi, nessuno tocchi la casa. Ora, Cottarelli, che è stato anche deputato per un breve periodo peraltro del Partito Democratico, sul tema della casa dice questo, dovremmo avere un tweet sul tema del catasto, eccolo qua. Non mi sembra insensato prevedere che se la tua casa ha un valore più elevato per l'effetto delle ristrutturazioni da bonus, il suo valore catastale dovrebbe essere rivisto. Su questo, secondo lei, ci può essere un terreno di dialogo con il centrodestra, qualora Giorgetti dicesse, insomma, su alcune cose proviamo a lavorare insieme? Ma sul superbonus hanno fatto disastri e ritardi, questa è la verità. Poi, ripeto, è difficile valutare finché non c'è una proposta specifica in campo. Però ci tengo a sottolineare, anche rispetto a quanto diceva prima e quanto diceva ieri la Presidente del Consiglio, noi siamo contrari ad aumentare ancora le tasse sul ceto medio che si è impoverito in questi anni tra inflazione e crisi energetica. Non si va mai a toccare invece chi ha visto aumentare i propri profitti o chi ha visto aumentare le proprie rendite, perché oggi in Italia, con il sistema fiscale che costruisce questa destra, diventa quasi conveniente affittare un garage più che avviare una nuova impresa. Allora, noi vorremmo riuscire ad abbassare la tassazione sul lavoro. Cioè, chi ha una rendita, cioè lei dice, attenzione, che chi ha una rendita oggi è avvantaggiato. Però attenzione, perché ad esempio lo abbiamo visto sulle rendite finanziarie, che sono tassate di meno rispetto al lavoro e all'impresa. Allora, su questo potremmo provare a dialogare, ma loro non vogliono toccare certi privilegi. Fanno un fisco corporativo che è ingiusto, anche perché quello che crediamo noi è che tanto guadagni, tanto dovresti pagare. Invece loro dividono tutti per categorie, fanno mance, mancette, agevolazioni, 20 condoni strizzando gli occhi agli evasori, e il risultato è che il sistema italiano è iniquo ed è anche difficilmente comprensibile per i cittadini. Naturalmente a livello internazionale si sta discutendo, l'ha fatto il presidente del Brasile Lula proponendola al G20, dell'idea di tassare i super ricchi. Perché? Perché chiaramente, se guardiamo a quanto sono tassate oggi le imprese e le famiglie italiane, non c'è paragone rispetto al fatto che i grandi patrimoni di miliardari e milionari sono stati tassati dello 0, rispetto al 40% che pesa su famiglie. Allora, non è un tabù questo tema, lo diceva anche ieri la commissaria Schinas della Commissione Europea, perché no, giusto, penso che su questo le troverà un consenso di qualunque persona di buon senso. Però è una cosa europea, una cosa che non può farla solo l'Italia. Europea, no? O internazionale, perché chiaramente oggi abbiamo un mondo in cui la mobilità dei capitali è molto più facile di quella delle persone e dei diritti. Quindi è chiaro che per evitare un fuggi-fuggi nei paesi vicini, che magari strizzano l'occhio, perché guardi, noi già in Europa oggi abbiamo una grande evasione ed elusione fiscale delle multinazionali, legale, perché si approfittano dei 27 sistemi diversi. Dei 27 qualcuno paesi va in Lussemburgo europei. O in altri noi, paesi mette ecco, la... noi vorremmo sfidare la destra su questo terreno, perché loro difendono il diritto di veto degli stati, anche dei più piccoli stati europei che fanno i paradisi fiscali rubando soldi per la sanità, la ricerca, la conversione ecologica ai loro vicini. Perché non facciamo valere un principio in Europa, che le tasse si pagano dove si fanno i profitti, non dove conviene, perché ho fatto un accordo con un governo compiacente che vuole fregare i suoi vicini. E lei dice, su questo vorrei sfidare la destra. Le faccio fare un piccolo passo avanti, che in realtà riguarda un tema fondamentale, che è l'elezione del giudice alla Corte Costituzionale, alla Consulta. Donzelli, uno dei plenipotenziari di Fratelli d'Italia, senta che cosa ha detto su questa vicenda della elezione mancata. C'è stata la 8ª votazione, ancora non si è trovata, come si dice in gergo, la quadra. Sentiamo Donzelli. Il senso di responsabilità della maggioranza porta a tenere unite le istituzioni nonostante le forzature continue che fa l'opposizione nel tentativo di bloccare l'Italia, perché non si fa esattamente come pensano loro che hanno perso le elezioni. È un po' forzato. Noi, con senso delle istituzioni, oggi votiamo scheda bianca, ma siamo convinti che sia necessario arrivare il prima possibile a riempire questo vuoto istituzionale
e chiediamo alle opposizioni di smetterla di giocare all'Aventino, perché l'Italia ha bisogno di un atteggiamento serio e responsabile. Insomma, siete degli irresponsabili, per Donzelli. Non volete che questo signore qua, Francesco Saverio Marini, che è stato consigliere giuridico di Giorgia Meloni, vada nella Corte Costituzionale? Siete... Guardi, quanta ipocrisia che vedo da parte di questa destra. Raccontiamo agli italiani come funziona. Sulla Corte Costituzionale, una delle massime istituzioni della Repubblica, si deve cercare il dialogo tra la maggioranza e l'opposizione. Per questo la Costituzione prevede una maggioranza così larga, nelle prime votazioni dei 2/3 e poi sì, almeno dei 3/5. Qui non c'è stato neanche il tentativo di costruire quel dialogo, perché loro hanno un senso proprietario dell'istituzione. Ci hanno imposto quel nome. Siccome abbiamo vinto noi, abbiamo il diritto di piazzare, senza neanche dialogare con le opposizioni, chi vogliamo in quanti posti vogliamo. E noi non ci stiamo. Allora noi abbiamo detto, rinviate e facciamo un dialogo. Guardi, ma le sembra normale che noi abbiamo dovuto apprendere dai giornali, dalla fuga di notizie della chat di Fratelli d'Italia, che loro volevano fare un blitz su un nome, senza discuterne prima con le opposizioni? Allora speriamo che, avendoli fermati grazie alla compattezza delle opposizioni che non hanno partecipato al voto, noi speriamo che adesso il governo e la maggioranza vogliano dialogare con noi la e trovare seguo insieme una soluzione di equilibrio per il funzionamento della Corte Costituzionale. Nessuno vuole rallentare niente, guardi, sappiamo che dobbiamo assicurare il buon funzionamento della Corte. Sono loro che però fanno l'Aventino quando rifiutano il dialogo. Sono loro che non rispettano la prassi costituzionale di dialogo tra maggioranza e opposizione sulle nomine così elevate. La sua linea fino ad oggi ha funzionato, cioè il famoso campo largo sul tema del giudice ha funzionato. Se non che ieri qualche piccola defiance c'è stata, perché il signor Calenda ha detto Meloni ha forzato, però non si demonizzi Marini, e quindi qualcuno lo ha letto quasi come giusto dare un segnale, ora basta Aventino, il giudice va eletto. Qualcuno ha detto, ecco, vabbè, la cosa ha funzionato per 48 ore, poi c'è sempre qualcuno che fa un passo in avanti o indietro. Ma guardi, siamo tutti d'accordo che bisogna procedere a queste nomine. Il punto è, la maggioranza, che ha la responsabilità oggi di guidare il Paese, vuole o non vuole, come è stato sempre fatto, dialogare con l'opposizione per riuscire a metterci d'accordo su cosa dobbiamo fare per assicurare il buon funzionamento, l'equilibrio della Corte e la presenza di alti profili? Noi ci siamo anche adesso, siamo noi che non siamo stati convocati. Avete dei nomi anche voi, immagino, no? Pronti, o delle donne, delle... Su questo noi dialogheremo con le altre opposizioni e vorremmo poter dialogare anche con la maggioranza, come si è sempre fatto. Allora, l'altra cosa che le voglio far vedere riguarda sempre un nuovo autorevole esponente del governo. Non la farò parlare del caso Boccia, ovviamente. C'è un signore che si chiama Giuli, che è il nuovo ministro della cultura, che in commissione ha illustrato il suo programma. Ve lo faccio sentire. La quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre duplice e speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro, intese come una minaccia. Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi? No. Io ho fatto, cioè la terza volta che lo ascolto, però pur avendo fatto il liceo classico faccio difficoltà un po' a capirlo. Però Giuli le ha tolto il primato di chi parla complicato, no? Si ricorda che l'avevano accusata l'avevano accusata di dire no, lo Schlein parla complicato. Altro beh, che... diciamo la palma altro in questo che... caso. Vuole riascoltarlo? No, guardi, va bene una volta sola. No, se vuole glielo faccio anche riascoltare. No, ma va benissimo. Prego. Guardi, io posso dirle questo. Sì. Sulla cultura questo governo... Ha fatto male al paese. Le faccio solo due esempi. Lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno una condizione di grande precarietà. Nella legislatura scorsa si era pensato ad uno strumento, una indennità di discontinuità, per riconoscere quello che è nei fatti un lavoro discontinuo, ma sì, che merita di essere sostenuto anche nei periodi in cui non sei in scena, ma magari stai preparando lo spettacolo. Faccio un esempio. Loro hanno preso questo lavoro, l'hanno svuotato e l'hanno reso delle mancette con il solito loro criterio. Ma le faccio un secondo esempio. Settore del cinema, che è un settore strategico del paese. Sono arrivati, hanno annunciato una riforma, hanno fatto passare dei mesi e nell'incertezza di non sapere come sarebbero arrivati gli ulteriori finanziamenti, la produzione cinematografica si è bloccata. Risultato? 60% di disoccupazione nel settore, dove lavoratori e lavoratrici in enorme difficoltà hanno dovuto cercare altri lavori.
rischiamo di perdere delle competenze fondamentali per un settore strategico. Questo per dire che è un governo del rinvio, della demagogia, della propaganda. Loro però hanno un tema, quella dell'egemonia culturale. Cioè dicono, in questo paese per anni c'è stata una indubbia egemonia culturale della sinistra. Lei intanto lo riconosce questo tema? Diciamo, se dovesse citare lei alcuni grandi intellettuali della destra, ad esempio, chi citerebbe? Guardi, io penso che sia uno dei fantasmi che loro vogliono creare, come li hanno creati sulla RAI, dove stanno cercando di fare una occupazione militare sfrenata proprio sulla base di questo tipo di argomenti. A me interessa la qualità, in quel caso del servizio pubblico, e non penso che in questo anno e mezzo le scelte che hanno fatto, mosse da questa furia ideologica di spazzar via ciò che c'era prima, stiano producendo dei risultati di qualità, lo dicono gli ascolti. Ma guardi, io penso che non ci sia una logica aziendale in quello che hanno fatto lì dentro. Lo fanno perché hanno questa voglia di occupazione, di poltrone, anche per spartirsi tra di loro e regolare i conti interni ai partiti della maggioranza. Ma il punto è, cosa ne esce? Ne esce un servizio di maggiore qualità per le cittadine e i cittadini? Perché il servizio pubblico dovrebbe essere di tutti, non di chi governa. Però quello qualcuno potrebbe dire si è sempre fatto anche negli anni passati, le nomine. Cioè, se c'è un consiglio d'amministrazione che è nominato dalla politica, è inevitabile che sia così. E lei ha ragione, ed è per questo che da quando sono segretaria del Partito Democratico ho detto che Giorgia Meloni sarebbe stata l'ultima premier a lottizzare la RAI. Noi abbiamo infatti deciso di non partecipare al voto sul rinnovo del CDA per un motivo molto semplice, guardi. C'è una legge europea che chiede che la RAI, il servizio pubblico, sia indipendente finalmente dai partiti e dalla politica. Certo. È vero che era così anche prima. E noi abbiamo detto, ma perché si rinnova un CDA che è già in scadenza, perché questa legge è già in vigore ma va pienamente attuata entro agosto dell'anno prossimo? Ecco, noi insisteremo, e su questo insisteremo con tutte le altre forze di opposizione, per fare la riforma e rendere finalmente il servizio pubblico indipendente dalla politica e dai partiti, e che renda un servizio di qualità. Lo dobbiamo anche ai tanti professionisti che dentro la RAI cercano di fare così il proprio mestiere. Ma sa che questo è un sogno antico di tanti, no? Quello di dire, rendere la RAI la vera BBC, come in Inghilterra, che la chiamano addirittura zietta, cioè i governi passano, c'è questo motto in Inghilterra, no? I governi passano, la BBC resta. In realtà questo povero cavallo di Viale Mazzini è spesso è stato fatto a pezzi da tutti i partiti. E l'ultimo passo avanti che le voglio fare riguarda proprio Conte, però, perché invece Conte è, ad esempio, proprio anche sulla RAI ha fatto delle scelte completamente diverse dalle vostre, e ha scelto di, in qualche modo, dice no, beh, di partecipare, diciamo, in qualche modo. Ci possono essere delle valutazioni diverse, ma siamo tutti uniti nel chiedere questa riforma e che venga fatta con urgenza. La destra peraltro sta litigando e facendo parecchia confusione, perché rischiano di non far votare la vigilanza in tempo. Hanno fatto l'Aventino ieri, non le sarà sfuggito, no? Sì, no, quello... Che per la prima volta in modo grave non si è presentata la maggioranza per far mancare il numero e per non far lavorare la commissione di vigilanza. Quindi mi sembra che anche al loro interno ci siano parecchie divisioni. Se dovessimo usare un'immagine, lei è una la famosa tela di Penelope, qualcuno dice, cioè lei è lì che sta lavorando ogni giorno cercando di tenere insieme tutti questi pezzi, e poi, voglio usare la metafora proprio della tela di Penelope, c'è qualcuno che alla fine arriva e in qualche modo crea un problema. Ma è così difficile tenere insieme quelli che sono gli oppositori della Meloni? No, credo che bisogna... Anzi, gliela chiedo meglio, è più un problema dei leader... O della base, perché ad esempio Conte dice, beh, su alcune cose la mia base non potrebbe accettare certi nomi e certe cose. Lei che idea si è fatta di questo? Problema di egocentrismo di alcuni leader o della base? No, io penso che è legittimo che ci siano delle differenze, altrimenti staremmo tutti nello stesso partito, ma penso altrettanto che ci sono tante battaglie che ci uniscono molto più dei temi che ci dividono, e lo vediamo anche nelle alleanze che stiamo cercando di costruire regione per regione, comune per comune. Non sfugga che a giugno non si sono votate solo le elezioni europee in cui ognuno andava per sé. Certo. Si è votato in molti comuni capoluogo dove abbiamo battuto la destra 6-0, mettendo insieme delle coalizioni progressiste che sulla sanità, sulla scuola, sul lavoro dignitoso, sui diritti sociali e civili delle persone, sulle politiche industriali che questo governo non sta facendo, siamo riusciti a trovare dei programmi condivisi. Ecco, questo è il nostro faro. Liguria, Emilia Romagna, Umbria. Come finisce?
Allora, speriamo bene, nel senso che stiamo cercando di sostenere... 3-0, 2-0... Ma guardi, quelle sono le metafore del calcio, io sto più... Che pure lei è un'appassionata e anche... È vero, una... è vero. Abbiamo visto che, insomma, sul campo... Io penso che ad oggi di queste tre, solo in una c'è una coalizione progressista, l'Emilia-Romagna, e noi punteremo a vincerle tutte e tre, sarebbe un grande risultato naturalmente, ma in ogni caso voglio fare un grande in bocca al lupo ad Andrea Orlando, che sta facendo una straordinaria campagna elettorale. Sono andata a trovarlo anche la scorsa settimana a Genova. Ha riunito una coalizione che si batte perché la sanità in Liguria, dopo 9 anni di governo della destra, è in una situazione tale che le persone a Genova possono aspettare 430 giorni per fare una colonscopia programmata. Guardi, non è sciatteria da parte della destra, vorrei che su questo fossimo chiari. È un disegno. Loro vogliono una sanità a misura del portafoglio delle persone, di modo che chi deve aspettare 430 giorni o trova i soldi da solo dalle proprie tasche oppure rinuncia a curarsi perché non ce la fa. Cioè, E sappiamo che in casi come questo, colonscopia in particolare, i tempi sono tutto, no? Sono prima tutto. Tu fai la diagnosi, prima. Lei ha ragione. A proposito di sanità, le voglio far vedere questo così anticipiamo quello che vedremo dopo. Una nostra inchiesta in Abruzzo, vi diamo un'anticipazione, poi ci sarà ovviamente il Presidente dell'Abruzzo qui in studio che risponderà, ma questo è quello che abbiamo trovato, vai. La prima cosa che chiedono i farmaci, di portare i farmaci che io prendo, la terapia che faccio, persino l'insulina l'hanno chiesta. Io domani mattina devo portare mio marito a fare un esame, mi hanno detto che mi devo portare 2 pile a acqua. Questo non è niente, secondo me. Devo ancora arrivare. È proprio il sistema sanitario che in questa regione non sta funzionando assolutamente. Io non voglio dare risposta a nessuno, forse abbiamo gestito male la cosa, siamo stati troppo lassi, se non lo so, non so che dire. Lei si farebbe mai ricoverare nell'ospedale in cui lavora? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. È indubbio che oggi ci pensi. C'è molto altro e poi lo vedremo, e ci sarà il Presidente della Regione che potrà ovviamente dirci la sua, come è da nostra tradizione. Però il tema della sanità è uno di quei famosi 5 punti che lei ha elencato. Se qualcuno le dice, però, se fosse al governo i soldi questi sono, cioè anche la Schlein si dovrebbe confrontare con quelli che sono i vincoli di bilancio. È quello che dicevo prima. I 4 miliardi e 3 che hanno messo su questa riforma IRPEF, che non migliora e rende più equo il sistema fiscale, si potevano ben mettere sulla sanità pubblica, come chiedevamo con alcune apposizioni nella scorsa manovra, e torneremo a chiedere in questa, perché i dati li dimostrano proprio quel rapporto della Fondazione Gimbe. Quello che non hanno messo sulla sanità lo stanno mettendo le famiglie italiane di tasca propria, quelle che possono permetterselo. E ci sono 4 milioni e mezzo di italiani che hanno rinunciato proprio a curarsi. È vero che in Abruzzo sono di più della media nazionale, perché stiamo al 9%, si parla di 120.000 persone. Evidentemente non è una priorità per questa destra, per noi lo è, guardi, perché non tutti i paesi hanno un sistema, un servizio sanitario nazionale universalistico, un sistema di sanità pubblica. Tanti sono andati verso le assicurazioni private, spero che non vogliano portarci lì, perché noi siamo ancora legati a quell'idea di Tina Anselmi, una straordinaria donna che immaginava una sanità che curasse chi da solo con le proprie tasche non ce la faceva. Rischiamo di diventare un paese che non riesce più a curare tutti, secondo lei, oggi? Cioè, visti i numeri e i conti. Siamo. Già oggi purtroppo lo siamo, se 4 milioni e mezzo di italiani rinunciano a curarsi. Ma è vero, dobbiamo trovare delle risorse che non sono infinite. Ma spendiamo meglio quelle che ci sono. Quei 4 miliardi e 3 avrebbero aiutato di più a evitare lo svuotamento dei reparti e le liste d'attesa che si allungano all'infinito, se messi sulla sanità pubblica invece che sulla riforma degli scaglioni IRPEF. Abbiamo parlato di cose molto importanti e serie, però invece anche questo ormai sta girando nel web in queste ultime ore, il suo duetto con J-Ax ieri a Milano. Guardiamolo un attimo insieme, che poi ho una cosa particolare da chiederle. Sono l'eccezione, beh, ha scelto proprio anche la strofa quella giusta, è uno dei suoi, come dire, brani preferiti. Com'è nata questa cosa? Ma così com'è il primo CD che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni e con
Con Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo il like ad un intervento che feci in aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo. E da lì, insomma, l'ha colpito perché io gli ho scritto citando i loro primi pezzi dei primi album e quindi quando mi è arrivato questo invito non ho potuto rifiutare perché, insomma, non mi era mai capitato, io non ho mai cantato in vita mia. Beh, anzi, però, ieri arrivavo dal Parlamento, abbiamo finito alle 6 con un intervento duro sui temi del lavoro, sì. E appena in tempo sono arrivata non ho potuto neanche provare, mi sono buttata. Quindi possiamo dire così, in Parlamento gliele ha cantate. Esatto. E poi dopo lì sul palco, com'è che faceva però? Quale? La strofa, come faceva? Quella lì è il primo pezzo, però ce n'è uno ancora più interessante che dice: si dice che c'è il nuovo che avanza e invece solo il vecchio che ritenta, che ci canta il Dada Umpan e non si rende conto che certamente la gente ne ha abbastanza. E si gonfia tra gli elogi della stampa. Che non sarei arrivato a niente, scrisse un giornalista, ora i miei dischi vendono 50 volte la sua rivista, ma la sua parola è passata basta, invece questa resta e bussa in testa a te. Vabbè. Penso che questa sia... Grazie Lely Schlein. No, prima della pubblicità, lei tra 10 anni come si immagina? Su un palco a cantare a questo punto? Sa la famosa domanda che si fa nei colloqui, no? In America, ti dicono, tu tra 10 anni come ti immagini? Lei come si immagina? Io in realtà sono un aspirante regista che probabilmente aspirerà per tutta la vita. Penso che la politica sia davvero l'unico contratto a termine che ci dovrebbe essere finché possiamo essere utili al paese e poi si vedrà, me ne occuperò a tempo debito. Regista, quindi il film è Il Campo Largo, regia di Lely Schlein a questo punto. Allora, le piace io, non l'ho mai io rivendico di non averlo mai chiamato Campo Largo, no, scusi, è sì, una espressione è che abbiamo ereditato da prima. A me interessa costruire una coalizione progressista perché io non penso che il campo si misuri in centimetri, quanta giustizia sociale vogliamo produrre insieme su sanità, scuola pubblica, lavoro e diritti, ecco su questo vogliamo lavorare. Va bene, grazie a Lely Schlein per essere stata con noi. Rimanete qui dopo la pubblicità. Parliamo di sanità, un'inchiesta molto forte della nostra Isabella Ciotti. In studio con noi il presidente dell'Abruzzo. Grazie, a tra poco. Allora, non ci giriamo troppo intorno, è venuto a trovarci direttamente dall'Abruzzo il presidente della regione Marco Marsilio. Buongiorno e benvenuto. Intanto mi permette di dire grazie perché insomma lei viene qui, ci mette la faccia e parliamo della vicenda della sanità. Con noi in studio anche Valentina Petrini. Buongiorno. E Fabrizio Gatti, direttore delle inchieste speciali di Today, un grande giornalista d'inchiesta. Buongiorno. Che il nostro pubblico ben conosce. Tutto parte da qui, da qualche settimana fa, quando io avevo mostrato in televisione, così ricapitoliamo, questa requisitoria di un giudice della Corte dei Conti che diceva alcuni nosocomi segnalano la carenza di particolari farmaci costosi da altre fonti, diceva la procura. Questa procura è stata informata che in alcuni ospedali c'è carenza di farmaci. Abbiamo mostrato questo e è ovviata chiedendo ai pazienti stessi di procurarseli acquistando all'esterno della struttura in cui sono ricoverati. Questa era la denuncia della Corte dei Conti. Durante la trasmissione, il giorno dopo, poche ore dopo, il presidente Marsilio ci manda questa replica. Smentisco categoricamente le notizie diffuse del corso della trasmissione L'aria che tira in merito alle spese farmaceutiche in Abruzzo e dice sostanzialmente che l'accusa formulata dalla procuratore della Corte dei Conti era talmente infondata che la Corte non ne ha tenuto conto approvando il rendiconto. Quindi quel rendiconto è stato approvato e questa denuncia era totalmente infondata. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di comunque andare a vedere, di capire se qualcosa di vero c'è, perché quando comunque un organo dello Stato scrive una cosa di questo tipo siamo permessi di andare a verificare. La nostra Isabella Ciotti, che peraltro è anche qui in studio e che saluto e ringrazio, ha passato più di una settimana in Abruzzo e dobbiamo assolutamente partire da qui. Vediamo che cosa Isabella Ciotti ha trovato. La prima cosa che chiedono i farmaci, di portare i farmaci che io prendo, la terapia che faccio. Il peso del debito sanitario della regione Abruzzo è anche sulle spalle di pazienti come Giuseppe, cardiopatico, che racconta così il suo ultimo ricovero all'ospedale dell'Aquila. Mi sono presi un blister per ogni farmaco, sono stato là oltre un mese. Quindi oltre un mese i farmaci non sono bastati. Tutti i santi giorni mi chiedevano i farmaci, persino l'insulina
l'hanno chiesta. È l'effetto dei tagli alla sanità operati dalle quattro ASL abruzzesi a fronte di un disavanzo che nel 2023 superava già i 120 milioni di euro. È davanti a quei numeri che la Regione chiede a ciascuna azienda sanitaria locale di presentare un proprio piano di rientro. In tutti i casi, le manovre correttive si concentrano sulla spesa farmaceutica. Adesso ti faccio ridere, perché io domani mattina devo portare mio marito a fare un esame. Mi hanno detto che mi devo portare due pile AA per un apparecchio che deve indossare per 24 ore. Non hanno le pile per l'apparecchio. Ho portato due pile, d'accordo? Pile? Le hai prese tu le pile? Io no. Non ve l'avevo messo in testa, ma noi non ce le danno le pile. Mi sono accorto tutto la parte. Questo non è niente, secondo me. Deve ancora arrivare. Non è vero, dopo. Dopo che si sono fatti tanti abusi, hanno speso soldi inutili, ci troviamo a sorreggere una situazione non bella. Qui siamo a Lanciano, che con Vasto e Chieti forma l'ASL numero 2, e dove la spesa per i farmaci ha subito il taglio maggiore, 7 milioni di euro. Le risulta che ad alcuni pazienti sia stato chiesto di portarsi personalmente i farmaci. Allora, in alcuni reparti purtroppo succede. 4.691 euro, quindi quasi 5.000 euro. Tu, Umberto, soffri di morbo di Crohn, mi dicevi? Artropatia psoriasica. Quando ho chiamato mi hanno detto: guarda, in questo momento gli ordini sono bloccati. A che gli ho detto: vabbè, domani mattina vado a fare la diffida, perché io non posso proprio lasciare questa terapia. Dopo un paio di ore mi richiamano e la dottoressa mi dice: vabbè, sto provvedendo io a risolvere questa situazione. Hai avuto la sensazione che questa minaccia che hai fatto abbia un po' condizionato, sì, diciamo, sì, l'esito di questo? Anche perché lei mi disse: non ci mettere in mezzo a noi, ma io non ce l'ho con voi. È proprio il sistema sanitario che in questa regione non sta funzionando assolutamente. Allora, Marco Brasile, io qualcos'altro vedremo tra poco, perché Ciotti è stata lì una settimana, quindi noi ci teniamo molto a questa questione della sanità, ma soprattutto ci teniamo al fatto di raccontare cose vere, no? Quindi quando lei mi ha telefonato arrabbiato, e ci sta, mi ha detto: voi state creando un allarme, lei mi ha detto, adesso lo posso rivelare, sì, lei è un irresponsabile, mi ha detto, state creando un allarme sociale. Le posso aggiungere che se fosse vero quello che si dice, io stavo in galera. Bisogna chiarirci, questo però è una se uno nega i farmaci ai malati dentro gli ospedali, qualcuno sta in galera. Non è proprio una cosa leggerissima. Io infatti ho riconosciuto che chiaramente lei ha un testo scritto da un procuratore della Corte dei Conti e fa bene. Come dire, gli dà il giusto peso. Poi ho raccolto la testimonanza di questi malati. Ho poi correttamente riferito che il peso che la Corte ha dato a questa accusa generica infondata e anche grave è stato tale che non ne ha tenuto conto, perché era infondata. L'episodio da cui parte questa vicenda, credo che nasca proprio dalla vicenda di quel signore, è stato un disservizio momentaneo di fornitura di logistica del farmaco, non che qualcuno non abbia acquistato farmaci, anche perché se fosse vera la tesi del procuratore, cioè che noi costringiamo a comprare i farmaci particolarmente costosi, cioè parliamo di farmaci che costano migliaia di euro per ogni somministrazione. Quindi lei dice: quello che abbiamo visto è un caso solo. Quindi non è che, diciamo, la notizia sarebbe rimasta così nascosta, o che lei avrebbe avuto bisogno di mandare una settimana in vasca scoperta uno a fare un'inchiesta. Sarebbe notizia di pubblico dominio. Però ci sono i farmaci non costosi invece. Cioè, ad esempio, la storia delle pile, noi le abbiamo i due, Giuseppe Assunta Falone, sono qui collegati. Sì, per carità, lo verificheremo. A loro gli hanno chiesto le pile, ad esempio. Verificheremo gli episodi e non li metto in discussione. È chiaro che ne prendo atto, verifico, chiederò il materiale, se mi aiuterete anche a ricostruire, diciamo, i passaggi e le responsabilità, non mancheremo di andare fino in fondo. Quello che voglio chiarire è che quando si risparmia sui farmaci, si risparmia sul costo dei farmaci, non sulla loro quantità. Che significa? Che noi abbiamo avuto dei casi in cui farmaci acquistati male, con procedure sbagliate,
costano 24 euro e con le procedure corrette abbiamo scoperto un farmaco che da 24 passa a 1 euro di costo. Quindi è un problema di chi negli anni passati... Problema, esatto. Però le nomine sulla sanità le fate voi? Sì, per carità, poi le posso raccontare come ho trovato la sanità 5 anni fa. Non esisteva una centrale degli acquisti, gli acquisti le facevano singolarmente ogni singola ASL, non a caso oggetto spesso anche di inchieste giudiziarie. Però vede, Marsilio, io sono felice che il Presidente della Regione Abruzzo sia qua, però guardando in telecamera e rispondendomi sinceramente, siccome la sanità incide nel bilancio della regione per più del 70%, certo, se non sbaglio, anche 80, e le nomine le fate voi, io è chiaro che siete direttamente responsabili delle scelte dei dirigenti che mettete nelle ASL, dei farmaci come vengono comprati, è solo questo che dico. E io ho esattamente messo in piedi il sistema che permette di acquistare i farmaci nella condizione migliore per abbatterne il costo. Problema che peraltro riguarda tutta l'Italia. Ora c'è un certo interesse sull'Abruzzo. No, non si preoccupi che andremo in altre regioni. Forse la Schlein ce l'ha tanto con me perché ho vinto le elezioni, lei ha raccontato queste cose in Abruzzo durante la campagna elettorale. Gli abruzzesi non hanno creduto a questa rappresentazione drammatica o cataclismatica della sanità abruzzese. Le garantisco che andremo anche in altre regioni. Poi disarticolato il campo largo, mi sono guadagnato qualche nemico e qualche attenzione. Però la spesa farmaceutica in tutta Italia colpisce, sono 3 miliardi e mezzo, non c'è una sola regione che non abbia sforato il tetto della spesa farmaceutica. Ci sarà un problema generale? Perché Marsilio non c'è però solo il tema della spesa farmaceutica. Di terapie. C'è addirittura anche un medico che voglio farvi sentire. C'è anche che dice il tema una cosa più generale dei bilanci, prima di sentire il medico, i bilanci degli enti sanitari del servizio sanitario, questo è il secondo semestre del 24, quindi anno in corso. Eccolo, con ce la proiezione. Con la proiezione a fine anno, come può vedere, quella in giallo è la regione Abruzzo, siamo esattamente a media classifica. Ecco, molte però, dietro regioni, questi, lei quelle fa... governate dalla Schlein sono le prime due, Emilia Romagna e Toscana, fanno mezzo miliardo di sfondamento e a me mi processano ogni giorno in Abruzzo perché stiamo con un previsionale di 150 che stiamo spieghiamo bene cosa c'è dietro questi numeri però. Spieghiamo che c'è dietro questi numeri. I piani di rientro perché siamo obbligati a far quadrare il bilancio. I piani di rientro adesso lo vediamo sono ogni ASL mandato alla regione quelle che sono le spese, certo, le spese che sostiene. Le regioni ricevono dallo Stato un fondo sanitario nazionale. Con quel fondo noi dobbiamo gestire i costi della sanità. Se lo sforiamo siamo obbligati per legge a fare delle manovre di rientro. A fare dei tagli, si chiamano tagli però, no? Chiamiamola razionalizzazione della spesa. Perché suona meglio, però si chiamano tagli, no? Sì, vabbè, Gatti, sente cosa dice uno dei vostri medici. Quando io scopro che comprano i farmaci al doppio del prezzo, pazienza, è un taglio o è una razionalizzazione della spesa? Sì, questo certo, però poi ci sono questi medici, addirittura questo medico che diciamo si è fatto coprire la faccia perché ha paura delle denunce. Di questa cosa molto forte che sta per dire. Queste vigliaccherie non le... vigliaccherie, ha paura di essere licenziato. Insomma. Qual è la situazione più eclatante in cui si è trovato e non avrebbe mai immaginato di trovarsi? Situazioni in cui l'antibiotico terapia diventa essenziale subito, devi mediare sul tipo di antibiotico che scegli. Cioè scegliere un antibiotico di... Devi cercare di adattare quello che hai e non andare dritto con quello che metteresti. Ok, quindi anche un antibiotico diciamo con uno spettro ridotto per esempio? Con un'efficacia che magari è più incerta rispetto a uno invece di un'efficacia diversa. Qualche mese fa è mancata per alcuni giorni, è mancata l'aspirina, Ma se il paziente sta in coma, spesso succede per i problemi di cui si vengono a spiegare, non è che stiamo in una situazione brutta per chi lavora da decenni in questi termini, era anche difficile immaginare. Ci hanno detto delle persone appunto che devono portarsi i farmaci da casa, questo è... Lei si farebbe mai ricoverare nell'ospedale in cui lavora? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. È indubbio che oggi ci pensi. Noi l'abbiamo, diciamo così... Intanto le posso dire che negli ospedali pubblici abruzzesi io ci ho fatto ricoverare e curare mio padre, mia madre, mia zia, mio zio, me stesso, quindi...
A me le persone che non mettono la faccia e che raccontano queste cose in maniera un po' mistificatoria. Mistificatoria. Poi bisognerebbe pure metterli a confronto se. Io magari converrebbe aprire un'inchiesta. Forse chi gli ha detto di usare un altro farmaco. Forse converrebbe aprire un'inchiesta sul fatto che, come denuncia questo medico, in alcuni ospedali, proprio per i tagli e per i risparmi che ci sono, devono usare altri farmaci meno efficaci. Questo è quello che ci dice il medico. Dopo la pubblicità lo riprendiamo, così lo. Lo spiega bene, cioè capisco anche la sua rabbia. Quel medico rischia il posto di lavoro, ma però. Ma va verificato il contraddittorio. Ci non torniamo. Si può fare un'accusa generica senza neanche sapere dove andarla a verificare. Mi perdoni, scusi. Lo riprendiamo tra pochissimo. Come faccio anche io ad andare a verificare se ha ragione o torto? Se non so. Allora, 12.50 la nostra inchiesta sulla sanità oggi è sull'Abruzzo, ma vi assicuro che andremo anche in altre regioni. Ci sono i due ospiti Giuseppe e Assunta Falone dall'Aquila e la loro storia ve l'abbiamo raccontata. Gli hanno chiesto in ospedale le batterie per il macchinario che in qualche modo li aiuta nella loro sopravvivenza e nella loro cura. Fabrizio Gatti e Valentina Petrini. Allora, prima di tutto complimenti per questa inchiesta. Non è facile far parlare persone, raccogliere testimonianze, quindi è uno spaccato di un momento di una regione. Il presidente Marsiglia oggi ci ha dato una presunta notizia di reato, oppure che va verificata, perché risulta che un farmaco è stato pagato 24 volte il suo valore. Quindi, esatto. Siccome gli acquisti di un ospedale non si limitano a una scatola da un euro, possiamo dedurre che a un prezzo di una quantità ospedaliera di farmaci è stato aggiunto 24 volte il valore. Quindi evidentemente spero che la Procura della Repubblica possa sfruttare questa testimonianza in diretta per approfondire questo tema. Poi non so se c'è un reato dietro o no, ma è sicuramente un elemento interessante. Oggi parliamo di Abruzzo, ma potremmo parlare di tantissime regioni d'Italia. Io lavoro e vivo nella ricchissima Lombardia, dove per un intervento di cataratta viene preso l'appuntamento a 2 anni. Vuol dire che per 2 anni non soltanto non c'è la pila, ma viene impedito un servizio. E allo stesso tempo per molte altre prestazioni non si accede all'agenda, non si può prenotare, quindi i pazienti vengono rinviati, tanto che in Lombardia esiste il privato agevolato, cioè il paziente paga e in Italia la spesa privata è aumentata nell'ultimo anno. Certo. Ha raccontato un'inchiesta di Daniele Tempera su Today.it di 3 miliardi e mezzo. Il paziente paga per ottenere ciò che ha già pagato con le tasse. Qui dobbiamo, in qualche modo, non dobbiamo pensare che tutto ciò che accade intorno a noi, anche di fuori della sanità, non abbia conseguenze sulla sanità. Prima c'era la segretaria di un partito che, quando era al governo con il Movimento 5 Stelle, ha approvato una legge, quella del superbonus 110%, che ha fatto spendere allo Stato 160 miliardi a fondo perduto per fare il cappotto termico al 4% delle abitazioni. Soldi che poi sono uscite dalle casse dello Stato, ovviamente. Privilegiamo l'edilizia, poi non possiamo lamentarci se poi la sanità non funziona. È la situazione drammatica. La sanità vive di contributi. Si sta riducendo il numero di persone che lavorano, perché la popolazione sta invecchiando, e i dati dell'Istat di ultimi di 3 giorni fa che abbiamo raccontato su Today.it danno uno spaccato drammatico. Diminuiscono i contributi di persone che lavorano, aumenta la popolazione anziana, aumentano le spese tra l'altro per malattie croniche. Oggi c'è sul banco l'imputato giornalistico, dopo il COVID presidente, il COVID ha portato poi a un aumento della spesa. Ha stressato il sistema sanitario, però, ecco, su questo non c'è dubbio. Dobbiamo considerare che tutto questo sta accadendo in tantissime regioni e tra l'altro le regioni che magari per territorio, un incremento di strutturale della domanda di salute, perché no, questo io non però c'è stato soltanto quello che sta dicendo, il recupero di quello che quello si era fermato. Ci sta dicendo noi Fabrizio... abbiamo verificato che la richiesta di prestazioni di diagnosi dopo il Covid è diventata strutturalmente più alta. Però è vero, come anche se i medici avessero... Ve lo facciamo vedere, così poi facciamo come dalle Gatti e Valentina Petrini. E prescrivono più. Vi faccio vedere l'ultimo pezzo dell'inchiesta della Ciotti, poi altre ne avremo, dove si spiega esattamente, qui parliamo dell'Abruzzo, perché e come gli ospedali sono indebitati. Ciao, ma come sono venuto nel sicuro? Incontriamo Mario, che ha 85 anni e una protesi alla gamba sinistra da riparare. Il 30 agosto ho consegnato la pratica qui all'UFO. Sono ritornato molte volte a chiedere e alla fine qualcuno ha storto il muso e mi ha detto: inutile che viene qui, non ci sono i fondi. E ci sono
61 milioni di debito qua e quindi non credo che verrà finanziato per l'immediato. Lei ha una protesi che a un certo punto si è rotta? Sì, si è rotta e che quindi non mi permette più di camminare, mi rovina il mancone. E il punto da riparare qual è? È qui perché si è allargato, adesso l'osso del perone si infiamma e... E quindi ti fa male poi quando cammini? Mi devo mettere a letto. A più di un mese dalla sua richiesta all'ospedale di zona, ancora nessuna risposta. Lo accompagniamo a chiedere spiegazioni. Però a un certo momento non potete ignorare le emergenze. Caspita, questo va in giro da agosto, me l'ho presentato qui, voi non mi dite nulla, ma non conto di te, perché io lo so che succede. Ma solo io? Ferma e bloccata, non lo sa, non lo dico. Sì, potrei. Spiegate, sono mortificata. Tu seguite nuove normative, nuove... che hanno fatto sì che la scheda, ad esempio, con Covid è stata fatta un'ordinanza che dopo è diventata legge, in base alla quale i rinnovi si sono fatti in automatico, la spesa è iniziata a lievitare. Questo lo si è fatto per andare incontro agli utenti. Però non voglio dare le colpe a nessuno, forse abbiamo gestito male la cosa, siamo stati troppo elastici, non so che dirti. Fatto sta che il collo della bottiglia pian piano è arrivato, si è ristretto e la regione ci ha chiesto. E amici cari, com'è che spendete così tanto? Allora, io... No, Presidente. Domanda più che legittima. La facciamo a lei, Vetrini. Qual è il quadro che emerge? Questa è, diciamo, una settimana di lavoro della nostra Ciotti, che voglio anche pubblicare, anzi vieni qua, voglio pubblicamente ringraziare, perché io penso che secondo me anche lei, capisco che sia difficile, però non dico di dire grazie alla Ciotti che è stata lì in Abruzzo una settimana perché ha fatto il suo lavoro. Esatto, non più di questo. Ha fatto il suo lavoro, però forse questo serve anche alla politica, secondo me. Cioè non è per mettere sul piano, a processo nessuno, però sapere che ad esempio lì c'è una dirigente dell'ospedale che dice... Io non mi sottraggo, io avrei potuto chiudere la trasmissione una settimana fa, è durata 30 secondi il momento, è passato e facevo un po' il tartufo. Siccome io intendo affrontare il tema, sto qui, porto anche risultati positivi oltre a quelli negativi, perché non si può raccontare della sanità pubblica soltanto il male o il difetto o quello che manca. Però qui la cosa sembra molto grossa, cioè addirittura in questo ospedale quel signore c'ha il problema della protesi, dice, qual è la testimonianza che alla fine hai raccolto qui? Mario, il problema Mario ha una protesi che deve riparare da giugno, da quest'estate, ha provato a mandare la sua richiesta di riparazione a fine agosto, però è da giugno che lui ha un rapporto evidentemente familiare con questo ospedale che è il suo riferimento, e le risposte che incontra sono sempre quelle che gli ha dato la dirigente. Il problema, quello che noi volevamo evidenziare, è che al di là dei numeri che lo stesso Mario dice, magari anche avendo letto articoli, eccetera, il tema è che c'è un problema serio che riguarda una protesi, quindi un problema concreto con cui lui ha a che fare tutti i giorni, cioè quest'uomo non riesce a camminare, quindi, e la dirigente chiaramente si scusa per questo, cioè al di là dei numeri guardiamo un attimo le evidenze di persone che non riescono a condurre una vita normale perché non hanno terapie, non hanno la Valentina base del fabbisogno sanitario. Grazie Isabella, perché so che ci avremo altre inchieste sulla sanità che andremo a fare. Allora, Presidente, per far vedere che insomma siamo bipartisan, comincio dicendole che io torno dalla Sicilia con un'inchiesta che uscirà fra 10 giorni, dove nei CERT non ho trovato le provette per fare le analisi delle urine. Vabbè. Parliamo i CERT, i servizi per le tossicodipendenze, che quotidianamente devono, anche perché hanno degli obblighi legali con i tribunali, fare le analisi delle urine, e ho visto infermieri che si, diciamo, arrabattano per farle usando dei bicchieri di plastica per bere. Questo per dirle, dalla Puglia mi arriva adesso la segnalazione, mi dicono che sono ancora bloccati i farmaci per le cure talassemiche, che sono le terapie geniche, terapie molto costose, per un doppio motivo, sia perché ci sono dei ritardi dell'AIFA, sia perché c'è un problema di costi. Le regioni sono farmaci molto costosi, le regioni hanno raggiunto il tetto massimo di spesa, le hanno superate, e quindi ci sono i pazienti che però non possono fare a meno di queste terapie, che stanno lì, sperano di non morire e che questo arrivi. Quindi hai fatto l'esempio di Sicilia centrodestra, Puglia centrosinistra, quindi vede che ce n'è per tutti. Il quadro della spesa, ecco,
quello, sì, riguarda tutti. Sì, detto ciò, però le dico questo, certo. Non devo dare consigli a nessuno, però se lei ci mette la faccia, personalmente la prima cosa che io avrei voluto sentire dirle è grazie per quello che ho visto, vorrei i contatti di queste persone perché voglio subito andare a verificare, perché altrimenti... Mi pare di averlo detto. Va bene, allora... Adesso le diamo il numero di questa coppia, glielo diamo subito. Forse non l'ho capito io. Detto ciò, c'è una cosa che... La sono presa solo con quelli che non si sono dichiarati e non so dove andare a raccogliere lo Stato. E anche su questo vorrei dirle, ci sono delle leggi dello Stato che impediscono ai dipendenti pubblici di rilasciare dichiarazioni senza l'autorizzazione del Dipartimento. Dipartimento che poi risponde alla politica e quindi le dico per esperienza che questa autorizzazione non avviene mai. E io le ripeto che le leggi dello Stato consentono a un medico che viene, come dire, condotto a fare male il suo lavoro, a denunciare nelle sedi competenti, in tutte le sedi competenti. E poi rischiamo che questo avvenga. Però mi faccia chiudere una cosa. Non esiste solo il giornalismo come fonte, diciamo. Qual è la responsabilità che io da anni denuncio nei confronti della politica? Che la politica ha fallito nella gestione dei bilanci sanitari, perché l'80% di un bilancio regionale è assorbito dalle spese sanitarie. Siccome avete dimostrato di non essere capaci di poter gestire questa preziosissima cosa pubblica che si occupa della vita delle persone, non capisco per quale motivo non avete affrontato il problema serio, cioè quello di farvi da parte, di non essere più voi coloro che muovono i fili, ma lasciare che la sanità venga gestita dai tecnici e che non debba essere asservita alla politica. Marsilio. E addirittura poi parlate di autonomia. In che condizioni le regioni potranno fare ciò? Guardi, i miei direttori generali sono, uno viene dalla Germania, quello di Chieti, non ha mai fatto politica, non ha radici in Abruzzo. Però l'ha scelto lei. Un altro è un professore universitario. Chi lo deve scegliere? Scusi, li vogliamo sorteggiare? Cioè, qualcuno ha la responsabilità di fare una scelta, ma io non l'ho spartita con i partiti. I miei direttori generali non hanno tessere di partito in tasca e non sono oggetto di trattative e di negoziato. Questo mi comporta anche qualche problema, diciamo, di relazioni in maggioranza, perché non è facilissimo, diciamo, tenere lontani certi equilibri. Abbiamo fatto tutti il militare a Cuneo, quindi se qualcuno pensa che alla RAI si fanno, alla Corte Costituzionale ci si arriva per merito sono e tutte basta. Nomine politiche. Sono tutte persone che hanno merito, intanto hanno i titoli, hanno le qualifiche, eccetera, eccetera. Dopodiché, se in tutta Italia, quasi tutte le ASL hanno una difficoltà a chiudere i bilanci, se in tutta Italia tutte le regioni italiane sforano il tetto della spesa farmaceutica, forse c'è un problema generale. Sì, glielo posso generale. Dire, se vuole possiamo fare l'elenco delle inchieste che sono state fatte su le truffe dietro il settore delle protesi. Giuseppe Assunta, per darvi una speranza. Quello riguarda tutti le i settori. Le pile per usare il macchinario, continuate a comprarvele, cioè, voi. Chi truffa sul superbonus? Dica, rivolgetevi voi direttamente al Presidente della Regione. No, chi truffa sugli acquisti, certo. Giuseppe Assunta, posso lasciare poi il vostro numero? Le batterie non... Prego. 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 Ha detto se può lasciare il numero. Guardi, il numero lo può lasciare tranquillamente, ma noi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, che la sanità all'ospedale dell'Aquila non funziona. Il governatore può dire quello che vuole, ma non funziona. Io su questo... Le batterie ancora le dovete comprare? Non gliele abbiamo date. Praticamente sono state usate delle batterie recuperate probabilmente da un paziente che ha lasciato quell'apparecchio. Quindi le batterie io le avevo dietro, le avevo, perché a casa di batterie io non ne compro soltanto quando servono. Io tengo sempre una scorta di abbastanza batterie, abbastanza sostanziosa come scorta, perché mi servono sempre. Va bene, ma allora lì non le ho volute portare di proposito. E lei dice, come dal punto di vista proprio del principio, ci torneremo su questo. Marsilio, intanto grazie perché qualcosa abbiamo provato a dire e magari vi scambio il numero e poi così questa ve la vedete voi. Certo. Grazie agli ospiti, subito dopo la pubblicità torna a trovarci Federico Rampini collegato da Bruxelles. A tra poco.
Allora, è pronto con noi subito Federico Rampini, così abbiamo l'opportunità di sentire lui su questi ultimi aggiornamenti che arrivano dal Medio Oriente. Paolo Sottocorona sull'aria che tirerà. Buongiorno. Abbiamo nuvole di vario tipo, quelle al sud non stanno dando precipitazioni, al centro sono molto irregolari, dalla Toscana in su sono un po' più compatte, però guardate le schiarite già sulle zone di nord-ovest. Infatti la previsione per la giornata di oggi, che è quella un po' più importante, vedeva queste zone, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, con fenomeni anche molto intensi, però tutto questo maltempo si sta spostando verso est, quindi sulla Lombardia, sul Piemonte già c'è la tendenza al miglioramento, sulla Lombardia arriverà nelle prossime ore, insomma tutto si attenua, anche queste sulla Liguria e sull'alta Toscana, al centro qualche pioggia in prevalenza debole. Domani di tutto questo non resta nulla se non qualche debole pioggia, il verde indica 2 mm nelle 24 ore. Non cambia, se non in meglio, nella giornata di sabato, in cui c'è qualche debole pioggia in giro, qualche nuvola, ma insomma una normale giornata d'autunno. Grazie a Paolo Sottocorona. Subito da te, Federico, perché le notizie di politica estera hanno bisogno di un tuo inquadramento, di un tuo commento. Ieri due notizie. La prima, Netanyahu, dopo un lungo gelo, ha parlato al telefono con Biden. Come dobbiamo leggere questa telefonata? È una sorta di via libera a bombardare delle postazioni militari dell'Iran? Come la leggiamo in questo momento, questa notizia? Beh, in realtà è soprattutto un estremo tentativo della presidenza americana, dell'amministrazione Biden, di delimitare, di contenere, di moderare quella che sarà la rappresaglia iraniana per l'ultimo attacco missilistico, quello in cui l'Iran lanciò 181 missili balistici su Israele. Biden sta cercando di impedire che Israele colpisca dei siti nucleari, dei siti dove l'Iran prepara il suo programma nucleare, cosa che trascinerebbe quasi inevitabilmente l'America in guerra con l'Iran. Sta cercando di impedire che Israele colpisca delle infrastrutture petrolifere, cosa che potrebbe far schizzare il prezzo del petrolio a $100 il barile, secondo alcune stime, avrebbe anche poi delle ripercussioni sull'inflazione americana e quindi sul costo della vita in campagna elettorale. Per cui l'ipotesi che Israele si limiti a colpire delle basi militari, ma non nucleari e non petrolifere, è in qualche modo una concessione di Netanyahu a Biden. Bisogna vedere se questa promessa verrà mantenuta, perché gli americani sono diventati molto sospettosi, molto diffidenti. L'amministrazione Biden ricorda che quasi tutti gli ultimi colpi messi a segno da Israele, anche brillanti successi militari con la firma del Mossad, però sono stati comunicati agli americani a cose fatte, cioè Netanyahu ha l'abitudine di nascondere le sue mosse anche al suo alleato più importante. Ti voglio chiedere, poi abbiamo un aggiornamento direttamente da Israele, da Elena Testi, perché ci sono stati dei movimenti lì in Libano, in particolare con il contingente UNIFIL, ma ti voglio chiedere questo da profondo conoscitore degli Stati Uniti. Visto che c'è questa campagna elettorale in corso in America, l'attacco all'Iran è come potrebbe essere vissuto, vorrei dire sopportato, dai due candidati, da Trump e da Kamala? È un grosso problema questo, no? Proprio viste le elezioni. È un problema soprattutto per i democratici, sono loro al governo. Se davvero un attacco all'Iran dovesse comportare un sostegno americano, significherebbe che l'America apre un nuovo fronte di guerra e andare all'elezione del 5 novembre con una nuova guerra aperta non è un buon biglietto da visita per l'amministrazione Biden-Harris. Non dimentichiamoci che Harris è al governo, Kamala Harris è parte di questa amministrazione. Loro, tra l'altro, i democratici stanno perdendo qualche consenso nella comunità araba, che è importantissima in uno stato come il Michigan. Hanno peraltro perso qualche consenso probabilmente anche nella comunità Jewish, nella comunità ebraica americana, che invece ritiene che i democratici siano stati troppo tolleranti verso, per esempio, le proteste nei campus universitari smaccatamente antisemite. Quindi è una, diciamo, una terreno di sofferenza per i democratici questo.
Allora, diamo solo un aggiornamento rapidissimo da Elena Testi, perché in questo momento il nostro battaglione UNIFIL, che cosa è accaduto lì al sud del Libano? Allora, noi intanto ci troviamo al nord di Israele, nel punto di contatto, siamo all'interno di un kibbutz, ma non possiamo dirne il nome perché ce lo hanno chiesto per motivi di sicurezza, ed è arrivata l'agenzia pochissimi minuti fa che dice che le truppe israeliane avrebbero aperto il fuoco contro tre postazioni dell'UNIFIL, la fonte è la Reuters, e la base principale dei caschi blu colpita è stata Nakura. Noi abbiamo immediatamente scritto al portavoce di UNIFIL, Andrea Tenenti, per avere conferma della notizia e capire che cosa sia successo e perché è avvenuta e perché c'è stato questo aprire il fuoco da parte delle forze israeliane. E poi c'è l'altra notizia che riguarda l'altro fronte, l'Iran. Ricordo che questa sera riunione di gabinetto di sicurezza di Benjamin Netanyahu con il suo governo per decidere l'eventuale attacco iraniano dopo la telefonata avvenuta ieri con Biden, con il quale, come sappiamo, non si sentiva dal 29 agosto. E quindi, grazie Elena Testi, saranno determinanti le prossime 24 ore. Siccome noi abbiamo parlato a lungo, caro Federico, in questa puntata di sanità, nel tuo libro Grazie Occidente, chi vorrà leggerlo troverà mille spunti, ma uno si lega al tema della sanità e della salute, in particolare dei farmaci, perché tu in questo libro prezioso ci spieghi una cosa, che all'Occidente bisogna dire grazie anche e soprattutto per la enorme ricerca in campo medico, sanitario, che in qualche modo ha contribuito anche allo sviluppo del resto del mondo. Perché sì, così teniamo insieme i temi della puntata. Sì, sì, ma guarda, tra l'altro ho seguito quel pezzo di programma tuo. Il mio libro è un condensato degli ultimi 2-3 secoli di una storia meravigliosa che si insegna sempre meno nelle nostre scuole e università, che è la storia del progresso umano. Questa storia è nata prevalentemente in Occidente. Altre civiltà hanno avuto dei livelli scientifici meravigliosi, l'India, la Cina, però a un certo momento solo in Occidente la scienza si è tradotta in scoperte, innovazioni a vantaggio dell'umanità intera. Oggi la speranza di vita si è allungata di 20 anni nei paesi più poveri dell'Africa, grazie ai vaccini scoperti in Occidente, gli antibiotici scoperti in Occidente e altre centinaia e centinaia di scoperte mediche occidentali. La Cina aveva una sua medicina tradizionale, la applica sempre meno perché si è convertita alla medicina occidentale con enorme beneficio per la sua popolazione. E queste sono cose di cui dobbiamo andare orgogliosi. Non è giusto che i libri di storia cinesi, sì, turchi, arabi siano gonfi di orgoglio per la storia delle loro civiltà, mentre nei nostri libri di storia si insegna che l'Occidente è una civiltà criminale. Questa è un'impostura che distrugge l'autostima delle giovani generazioni. Dopodiché abbiamo tutti dei sistemi sanitari pieni di problemi. Ho ascoltato la questione dell'Abruzzo, anche la sanità americana è piena di problemi, ma anche perché vediamo il lato positivo: siamo diventati esigentissimi come cittadini e pazienti, perché sappiamo che la nostra medicina può fare moltissimo per la nostra salute. E quindi pretendiamo di più. Grazie all'Occidente. Grazie Federico Rampini. Abbiamo la pubblicità, vi diciamo che non c'è stato nessun ferito in Libano, ma vi diamo proprio nella vicenda dell'UNIFIL, vi diamo l'aggiornamento tra pochi secondi però. Allora diamo subito la linea al telegiornale. L'unico aggiornamento che vi vogliamo dare è che in Libano il quartier generale dell'UNIFIL che sarebbe stato colpito, ci sarebbero 2 feriti almeno, e questo è quanto riporta l'agenzia di stampa ANSA, lo riferiscono all'ANSA fonti della sicurezza militare libanese. Quindi in Libano colpito quartier generale UNIFIL, almeno 2 feriti. Troverete subito dopo di noi tutti gli aggiornamenti nel TG La 7. Ci vediamo domani.